Siamo in diretta anche questo lunedì con Sport TVissimo, come sempre per un paio d'ore circa, la trasmissione di tutti gli sport e la TV. Ovviamente vi invito a iscrivervi al canale e interagire con noi, tutti gli sport, la TV, il canale di YouTube e anche un saluto a chi ci sta seguendo sia in diretta che poi in replica. Un saluto a chi mi sta affiancando, Gerard, Mister Ciusto. Ciao Gerard, bentornato a Sport TVissimo. Grazie, ciao a tutti quanti e buona Oh. Pasquetta ancora. Buona Pasquetta a tutti e buona Pasquetta anche a Massimo Ghirotto che ci delizia della sua presenza. Ciao Massimo. Ciao, ciao, buonasera a tutti, buona Pasquetta. Ciao Gerard, mitico. Ciao Massimo, grazie, altrettanto mitico. Allora, abbiamo due miti qua, uno della televisione e l'altro dello sport, però ovviamente si susseguiranno anche altri ospiti in questa serata. Sotto nel banner vedete gli argomenti di oggi. Ovviamente iniziamo con Sinner e con il ciclismo. Apriamo un attimo con Sinner, che poi sarà il fil rouge della serata, e poi ovviamente, visto che c'è qui Massimo Ghirotto, ci dedichiamo al ciclismo. Io ringrazio già chi sta interagendo con noi. Vi ricordo che Giovanni, che di solito mi affianca, arriverà nel corso della puntata o comunque tornerà lunedì prossimo. Gli abbiamo dato e lunedì Pasquetta un po' più easy oggi a Giovanni, invece la trasmissione è come al solito. Vi aggiorneremo anche su Inter Empoli, che si gioca fra pochi istanti in Serie A che ha avuto anche il suo turno di campionato, però dopo avremo modo per parlare, così come anche di televisione, con Maria Cristina Heller. Quindi grazie a tutti quelli che ci stanno mandando, a Francesca e a tutti gli altri che ci mandano il buona Pasqua. Ale dice: sei fenomenale Gerard, qui Manuel e anche tutti gli altri, e parlaci di Sinner. Iniziamo con Sinner. Allora, Massimo Ghirotto, abbiamo un grande super campione internazionale per quanto riguarda lo sport italiano, non solo il tennis, però fa da volano per tutto lo sport, è un bel esempio per tutti. Jannik Sinner salito al numero 2 mondiale dopo il successo di ieri a Miami. Sì, devo dire che sono fra i tanti italiani che hanno visto il match ieri sera. Beh, insomma, è alquanto. È un atleta veramente straordinario perché con una semplicità enorme riesce a vincere dei match ormai così importanti. Tra l'altro, è un carattere semplice. Credo anche un po' tipico degli altoatesini, magari Gerard adesso questo mi può anche confortare, ma io ho avuto un altro campione in una mia squadra, Gerhard Kerschbaumer, che è stato Ah, campione del sì. mondo, campione d'Europa, ed era un ragazzo così, proprio semplice. E a volte dovevo un po', come dire, spronarlo, ma ritornando a Sinner, beh, questo è un campione a tutto tondo, uomo semplice, grande atleta. Di grande talento. Io e Gerard no, ma forse tu, Simo, eri abbastanza piccolo quando seguivamo, diciamo, il tennis. Io il tennis ho Parliamo di. iniziato con Omar Camporese quegli anni lì, che dopo è stato anche nostro ospite, quindi per me è stato un grande averlo qui. Forse voi vedevate già Panatta e gli altri, eh? Esatto, la Coppa Davis, come io vedevo il pugilato di Monzon, Benvenuti, e ci alzavamo di notte a guardare questi match così importanti. Ecco, Sinner sta coinvolgendo tutti gli sportivi italiani che magari di sport praticano poco, però quando ci sono dei campioni di questo genere non si può che alzarsi in piedi e battere le mani. Allora, io ringrazio Massimo Ghirotto per questa cosa. Poi con Gerard oggi stai con me tutta la puntata. Allora, durante la puntata, ogni tanto poi parleremo di nuovo di Sinner, del Fil Rouge, di questo grandissimo, che sarà il Fil Rouge della puntata, di questo grandissimo campione. Fra l'altro, oggi è una puntata un po' speciale. Come vedete, sto curando la regia, visto che manca Giovanni, sono in un altro studio. Quindi, insomma, oggi facciamo la puntata di Pasquetta per farvi compagnia e anche per farci compagnia, però è un po' speciale e diversa. Parliamo un po' di ciclismo, visto che abbiamo qui Massimo Ghirotto, che ieri c'è stato il Giro delle Fiandre, stravinto, dominato da Van der Poel. Van der Poel, terzo successo in 5 anni, sempre negli anni pari. Non c'era Pogacar per scelta, non c'era Van Aert per infortunio, ha stravinto, e secondo posto strepitoso di Luca Mozzato. Poi parliamo anche di Elisa Longoborghini, che ha vinto la prova femminile. Quindi Massimo Ghirotto, questo Fiandre l'ha dominato Van der Poel, non c'è stata storia. No, non c'è stata storia, credo che questo insomma fosse nei pronostici. Tra l'altro, come hai sottolineato, mancavano i due diretti avversari come Van Aert e Pogacar che l'ha vinto l'anno scorso. Però tu
hai detto un po' quelli che sono i successi di questi ultimi anni di Van der Poel, ma vorrei ricordare a tutti coloro che ci ascoltano che questo nel 2019 è arrivato quarto, nel 20 è arrivato primo, nel 21 è arrivato secondo, nel 22 è arrivato primo, nel 23 è arrivato secondo e nel 24 ha vinto. Cioè, credo che questa sia veramente la sua gara dove ha dimostrato che, insomma, al di là di chi mancava, c'è poco da fare. È un predestinato per il Fiandre. Poi l'anno scorso invece ha messo in fila la Roubaix, quindi è arrivato secondo al Fiandre, ma ha vinto la Parigi-Roubaix. Ora credo che ha vinto anche la Sanremo l'anno scorso, quindi e anche il Mondiale. Quindi, e questo è uno che dei cinque monumenti manca solamente in Lombardia e la Liegi-Bastogne-Liegi. Credo che ho letto da qualche parte che lui disputerà la Liegi, ma sarà sicuramente una sorta di prova. Tra l'altro è uno dei pochi ad aver vinto in maglia iridata, credo solo sei nella storia sono riusciti a vincere il Fiandre in maglia iridata. E sicuramente Van der Poel ci ha fatto divertire, ma però... Allora, io volevo chiedere anche a Gerard, coinvolgere Gerard che è un grande appassionato di ciclismo, perché stai arrivando al MA, quindi al secondo posto. Gerard, te l'aspettavi il secondo posto di Mozzato al Fiandre? No, ma ero molto contento e si meritava, perché il bello è anche nello sport le sorprese, e questo è benissimo. Allora, sottolineiamo Mozzato, prima di andare in onda Massimo Ghirotti mi faceva notare, guarda che Mozzato non è, cioè ha vinto qualche gara, e allora siamo andati a vedere l'ordine d'arrivo e li ha vinti allo sprint battendo corridori del genere di Groenewegen, quindi cioè insomma in un gruppetto ristretto Mozzato può dire la sua, Massimo Ghirotti. Beh, insomma, ieri ha detto la sua perché ha battuto in volata Matthews, che sappiamo benissimo che è un velocista su poi, queste gare. Poi declassato. Ecco, però comunque l'aveva battuto. Poi è stato declassato perché non ha mantenuto la sua linea e si è spostato un po'. Però comunque ha dimostrato di essere veramente un ottimo corridore, veloce, ma soprattutto in gare di resistenza. Mozzato lo conosciamo veramente, adesso entra alla ribalta di tutti noi dopo il secondo posto di ieri, perché un secondo posto alle Fiandre, caro Gerard, non vale sicuramente una carriera, però vale in futuro un contratto importante, e contratto si intende soldini, come si dice, no? E se lo metti... Senti, ma scusami Massimo, ma a livello agonistico, sai che a me piace lo sprint, come a te quando dovevi trainare i tuoi compagni di squadra prima di una volata, ma il fatto che Mozzato sia arrivato secondo può farci sognare un Mozzato alla Colbrelli che possa vincere addirittura a Parigi-Roubaix, o stiamo andando un po' troppo oltre adesso? Domenica c'è a Parigi-Roubaix, ricordiamolo. Questa è una bella domanda. Potevamo fare questa domanda qua a qualche altro, come dire, esperto su Colbrelli quando vinse la Roubaix. Cioè, Colbrelli ha vinto una Roubaix spiazzando un po' tutti, nessuno lo pronosticava. No. Quindi non è mai detto, mai dire mai, come si dice. Adesso sicuramente, come dire, carico di emozioni e anche di un risultato così pesante, chissà, potrebbe sicuramente fare una bella Roubaix. Ecco, ricordiamo che il favorito per la Roubaix sarà ancora Van der Poel, perché Van Aert è infortunato. Fra l'altro, Massimo, Van Aert fuori anche dal Giro o lo vedrai al Giro d'Italia? Io sto seguendo un po' di interviste e soprattutto anche dei medici che lo stanno curando. Credo che sia improbabile, perché la frattura veramente difficile da recuperare nei tempi è lo sterno, essendo un osso un po' delicato. Questo e mancherà anche Pogacar domenica a Roubaix, e quindi Van der Poel si trova senza rivali, o comunque da ieri dal Fiandre cosa esce? Un po' Pedersen, Jorgensen o no? No, sicuramente Pedersen, se userà una tattica meno, come dire... Meno garibaldina. Sì, esatto, meno garibaldina, un corridore comunque di grande spessore. Sarà un avversario, ma la Roubaix, guarda, la Roubaix comunque è ancora un'altra corsa, perché può anche lì determinano tante cose, i fattori foratura, per esempio,
qualche caduta, certo è che Van der Poel in bicicletta ci sa andare, questo è chiaro, ma la Roubaix è veramente particolare sotto questo aspetto. Anche perché ricordiamo che quando ha vinto col Brelli c'era Moscon, che è stato sfortunatissimo davanti, che aveva preso un po' il largo, il vantaggio. E ultima domanda ti faccio, Massimo, poi chiedo una cosa a Gerard. No, volevo anche chiederti di Bettiol. Ieri ha fatto un bel Fiandre Bettiol anche, è stato beffato con l'arrivo del gruppetto che l'ha preso gli ultimi metri, ma ha fatto un bel Fiandre Bettiol. Bettiol, alla mattina quando discutevamo con qualche amico, qualche messaggio, qualcuno mi ha chiesto un mio pronostico, no? E io ho scritto Bettiol, ma l'ho scritto un po' perché comunque, insomma, da italiano speravo facesse una bella gara. A me hai detto Van der Poel, A me hai detto Van der Poel. Facile, no, Van der Poel. A te, te l'ho detto, ma magari, però io l'ho anche scritto, quindi ho la testimonianza scritta. Sì. Ma io l'ho detto perché era facile. Chi di noi tre non avrebbe detto Van der Poel? E il bello è andare anche un po' fuori di spino. Bravissimo. Gerard, dimmi Massimo. No, molto bravo. Peccato che nel finale si meritava un podio, però dietro non l'hanno lasciato andare. Allora, io volevo chiedere a Gerard, ieri c'è stato il Fiandre, domenica ci sarà Roubaix, quale ti piace di più? Quale ti affascina di più come corsa? Ma mi piacciono tutte e due, però la Roubaix è la Roubaix, perché lì non sai mai quello che capita all'improvviso, poi quando sono i sassi, una foratura che non auguro a nessuno, però il ciclismo è molto molto interessante. È molto bello, e fra l'altro bellezza per noi italiani, la vittoria nelle donne di Elisa Lomborghini, che ha vinto lo sprint a 3, l'ho rivista la sera dopo Sinner, sono andato a rivedermi la corsa femminile, è stata brava a tenere le altre due e dopo alla fine ha vinto meritatamente. Dopo 9 anni è tornato a successo al Fiandre. Cosa significa, Massimo Ghirotto, vincere il Fiandre a 9 anni di distanza? La longevità dell'atleta, cioè dopo 9 anni riesce a vincere, ad essere protagonista in gare così difficili. A Lomborghini si sa, è una donna resistente, ormai esperta, infatti io ho visto anche quella gara ieri, perché non me la sono persa, la gara del femminile, e devo dire che a un certo momento, quando c'erano 10-12 atlete davanti, avere la Persico e la Paternoster, tre italiane nel primo gruppo, vuol dire, insomma, che il ciclismo femminile ha tanta qualità. Poi è arrivata in 18esima anche la Paladin, un'altra veneta, però ritornando alla Lomborghini. Guarda, scusami, salutiamo il Duca che sarà nostro ospite lunedì, che dice: io ti avevo detto Van der Poel, confermo, infatti mi aveva mandato un messaggio Giancarlo Perini che avrebbe vinto Van der Poel, ma è facile dire Van der Poel. Credo che grande Pero, che saluto, non so, tipo 5 milioni di italiani avrebbero detto Van der Poel, non è che era una novità. Ma ritornando al ciclismo femminile, alla Lomborghini, credo che ancora una volta il mondo femminile stia dimostrando di avere tanta qualità e soprattutto anche nuove prospettive, perché per esempio la Paternoster è una ragazza molto giovane. Scusami Massimo, siamo in diretta? E al sesto minuto Inter-Empoli, indovina chi ha segnato, Gerard? Dell'Inter, io sono difficile a indovinare, ma dico Inter. Inter, ha segnato l'Inter al sesto minuto Di Marco, e quindi la capolista della Serie A è già in vantaggio, ha segnato Di Marco, che ovviamente con una sua prodezza balistica, un missile è andato a segnare. È stato bravo Lautaro Martinez a impensierire il portiere dell'Empoli Caprile, poi Di Marco è arrivato a segnare con un missile terra-aria dei suoi, quindi il fluidificante mancino della nostra nazionale e dell'Inter ha portato in vantaggio la capolista. È un gol pesante per quanto riguarda la lotta alla salvezza, perché ormai l'Inter, diciamo, ha vinto lo scudetto e l'Empoli invece si gioca dei punti importanti. Comunque dopo parleremo di calcio, ma era giusto dare il vantaggio dell'Inter con Di Marco. Inter-Empoli 1-0, adesso non c'è Giovanni, quindi vado a aggiornare anche in grafica. Inter-Empoli 1-0, al sesto minuto ha segnato Di Marco, siamo arrivati al settimo in questo istante. Allora, ricapitolando un po', Massimo, vedo anche domande che arrivano da casa, salutiamo tutti quelli che ci seguono: Manuel, Ale, Teo, Francesca, Vincenzo, il Duca l'abbiamo salutato. Qua Manuel ti chiede se è più duro il Fiandre o la Roubaix.
Tecnicamente è più duro il Fiandre come percorso. Poi invece la Roubaix ha un problema, cioè ti prosciuga le forze un po' alla volta, ma la difficoltà sta a capire quando arriva la crisi vera, perché essendo un percorso piatto insomma, un po' ondulato nella parte finale, ma poca roba, uno non pensa di arrivare lì e spegnersi di colpo, ma in realtà quando tu devi spingere sul pavé, devi avere anche un ritmo particolare, devi saperci andare sul pavé, ed è lì che un po' alla volta le forze te le mangia. Mentre il Fiandre, chiaramente, essendo un percorso tecnicamente più difficile, questi muri con pendenze 10%, anche il 20%, tipo il Koppenberg, chiaramente è più difficile da gestire. Allora, io faccio due domande in uno adesso, Massimo Ghirotto, poi ce n'è una per Gerard. Allora, possiamo essere soddisfatti degli italiani? Sì, certo che possiamo essere soddisfatti degli italiani, perché secondo posto Mozzato, Bettiol è stato in lizza per il podio fino proprio a pochi metri dall'arrivo, quindi io penso proprio di sì. E poi ci aggiungo, Massimo, ho visto tanti, tanti corridori scendere dalla bicicletta. Cosa ne pensi? Tutti e due. Cioè, Mozzato e Bettiol, ovviamente, più che soddisfatti noi italiani, e corridori che scendono dalla bicicletta. No, soddisfatti noi italiani? Assolutamente sì, nessuno pensava a un risultato di questo genere, ma poi aggiungiamo la Longoborghini, attenzione. Eh beh, certo, sì. Parliamo di quello maschile, ovviamente. Ecco, riguardo al fatto che si usano più di bicicletta, quella è una faccenda che capita quando piove, cioè quando il pavé su pendenze così importanti, tipo il Koppenberg, classico muro delle Fiandre, che ricordo e ricorderà anche Giancarlo che ci sta ascoltando, beh, lì non ce n'è. Quando scendi di bicicletta uno, per forza devi scendere anche tu perché non riesci più a ripartire. Allora, Gerard, invece c'è una domanda per te. Ale chiede: giusto, sei contento che ha vinto Van der Poel? Cioè, ti piace Van der Poel? Sì, mi piace e se lo merita. Lui è un corridore simpatico, sempre disponibile, almeno lo noto io se guardo la televisione, per i giornalisti, per le interviste. È giusto, giusto. Ti ricordavi anche il papà Audrey e il nonno Poulidor? Ma è come Bulidor, che grande corridore, è come. Allora, intanto l'Inter ha spiegato il raddoppio, ma Thuram era in fuorigioco. E Massimo, cioè, per quanto riguarda Van der Poel, abbiamo detto, però oggi è partito il Giro dei Paesi Baschi. Sai chi ha vinto la cronometro, Massimo? Ma un certo Roglic, forse. Roglic, adesso ricordiamo che ha cambiato squadra. Tutti parlano di Vingegaard, Pogacar al Giro del Tour, Vingegaard, però Roglic non è da sottovalutare in chiave Tour de France. L'anno scorso, ricordiamo, ha vinto un bel Giro d'Italia, tu l'hai seguito per Radio Rai, tornerai a seguire il Giro anche quest'anno, però Roglic non è da sottovalutare se parte già così forte. No, non è da sottovalutare, tant'è che è venuto via dalla squadra di Vingegaard perché vuole fare il capitano unico. Però oggi è successo un qualcosa di particolare, sia per Roglic e sia per Evenepoel. Evenepoel, dopo 150 metri, su una curva destra è scivolato Sì. e ha perso una decina di secondi. Roglic, clamorosamente, a 50 metri all'arrivo, ha preso la strada della deviazione delle ammiraglie, non girando a sinistra, e quindi ha dovuto tornare indietro perdendo più o meno altrettanti 10 secondi. Quindi le due cadute stanno alla pari. Vuol dire che Roglic oggi ha vinto, mi pare, per 12 secondi circa su terzo Evenepoel, e quindi, insomma, ha vinto, è andato forte. Simo, scusa, Dimmi. Certo, posso fare una domanda o chiedere un'informazione a Massimo? Grazie. Del ciclismo, ma non sarebbe stato meglio che Roglic sarebbe rimasto? Se io penso ai tempi di Pernainau e di Pernadou, e poi quando quello si è levato, Pernadou da Hinault, era capitano, poi non ha fatto più niente, nulla. Guarda, Gerard, questa è un'altra valutazione interessante, però credo che Roglic all'interno della sua squadra si siano rotti certi meccanismi, no? Quando tu sei il capitano e devi fare da gregario, è uscito vincitore dal Giro d'Italia e poi si è trovato alla Vuelta de Spagna. È lì che ma aveva già pensato prima di lasciare la Visma.
secondo te la Vuelta è stato il passo decisivo? Certamente le trattative erano state fatte prima, però la dimostrazione, diciamo, è che durante la Vuelta ha dovuto fare da gregario. Gregario non ha neanche potuto esprimersi perché avendo Vingegaard e avendo Kuss, che poi ha vinto la Vuelta, chiaramente non si potevano attaccare uno con l'altro. Però credo che sia anche bello, no? A questo punto, Gerard, sì, non abbiamo più dubbi. Vedremo se Roglic contro Vingegaard con Evenepoel, chi sarà il più forte. E poi io sono convinto, non lo so, ma ho l'impressione che loro no, sono andati, si hanno divisi non litigando. No, pare di no, Gerard. Pare di no. Sì, almeno, sì. No, no, almeno non ce l'hanno fatto capire. A questi qua non possiamo non aggiungere Pogacar, che farà il giro. Sì. Allora, sto vedendo un po' di messaggi, ringrazio tutti quelli che ci seguono e concordo con quello che dicevate voi due. Qua dicono che Sinner sta al tennis come Pantani al ciclismo, ci sta come paragone, come le folle che seguono questi due mitici campioni, Pantani, amato da tutti, 7-8 milioni a seguire Pantani al Tour de France in giorni feriali su Rai 3 all'epoca. Adesso qua mi chiedono, forse sanno, forse no, Massimo Ghirotto, della tua simpatia per il Milan, mi chiedono se come olandese è meglio Van Basten o Van der Poel. Oddio, allora, come chiaramente sono due cose differenti, ciclista, chi è che non vorrebbe essere Van der Poel? Credo tutti quanti. Chiaramente Van Basten è un mito. Io ho ricevuto da Massimo Ghirotto una sua foto con Van Basten in bicicletta, quindi... Quindi posso dirlo. Ah, puoi dire come? Sì, posso dirlo, certo. Allora, prima di chiudere la pagina del ciclismo, facciamo un pronostico per quello che riguarda la Roubaix. Escludiamo Van der Poel, che è l'assoluto favorito, non essendoci né Pogacar né Van Aert domenica prossima. Volevo chiederti, Massimo, chi vedi che può impensierire Van der Poel? Abbiamo detto prima Pedersen, Jorgensen, ma hai qualche altro nome oppure proprio... abbiamo questa manciata e basta di corridori che possono vincere la Roubaix? No, è chiaro che Van der Poel parte ancora con i pronostici, però bisognerebbe anche avere così il coraggio di fare... coraggio, c'è poco da avere coraggio. Così stuzzicare un po' tutti noi con qualche nome nuovo. Perché no Pedersen, se corre con un po' più di criterio? Che poi uomo nuovo proprio non è, perché è un campione del mondo e l'anno scorso al Mondiale e poi ha vinto... l'attraversando le Fiandre proprio allo sprint contro Van der Poel, quindi insomma nuovissimissimo non è, sarebbe nuovo mozzato. Sì, perché attraversando le Fiandre l'ha vinta Van der Poel. Allora, diamo anche il risultato, visto che siamo in diretta, sono le 21.01, Inter 1, Empoli 0 al quarto d'ora, scoccato in questo istante, quindi l'Inter sta vincendo 1-0. Allora, prima di salutarti Massimo Ghirotto, intanto volevo dire a Giancarlo Masini, se ci sente, che ho visto e lo sento in audio ma non lo vedo in video, quindi se può sistemare un attimo il suo video, eccolo qua. Allora, ti faccio salutare Giancarlo Masini. Massimo, ciao Giancarlo. Ciao Massimo. Io sono in viaggio di ritorno dalle vacanze. Va bene, ma ti rubiamo un quarto d'ora, 20 minuti Massimo. Ciao, bentornato a Sport TVissimo, Giancarlo Masini. Grazie, ciao. Buona serata a tutti e buona Pasqua, in ritardo. Non okay, per dire, ciao Massimo. Non per dire, ma ci siamo sentiti non meno di 15 minuti fa. Ok. Allora, Massimo, grazie di cuore, ci vediamo la prossima volta, ti ringrazio mille volte per la tua bontà, vieni sempre, insomma, mi fa piacere averti qui tra i nostri ospiti, è sempre un piacere e ci sentiamo presto. Grazie Massimo Ghirotto. Grazie, grazie a tutti, saluti. Ciao Massimo. Ciao Massimo, ciao. Allora, bentornato a Giancarlo, che io ho detto a Giancarlo, Giancarlo ti vogliamo qui almeno una volta al mese per parlare di sport paralimpico, perché insomma è giusto dare spazio anche allo sport paralimpico. Se da casa avete qualche curiosità, c'è qui Giancarlo Masini, mandateci le vostre domande e capiamo un attimo. Intanto volevo chiederti, Giancarlo, visto che è il fierouge della puntata, Sinner, cosa ne pensi tu di questo super campione che sta illuminando i cuori di tutti noi italiani? Guarda, e credo faccia bene a chiunque, perché scusami, l'ho visto, va rimarcato, l'ho visto anche giocare
nel tennis in carrozzina con chi gioca e pratica tennis carrozzina. Cosa ne pensi? Infatti a me piace tantissimo perché non vuole essere personaggio, come leggevo un'intervista oggi di Pecco Bagnaia, stessa cosa, hanno lo stesso carattere, il non essere personaggi a volte rende personaggi, e perciò a me piace molto per l'umiltà che mostra e poi il talento, ragazzi, il talento è lì, emerge, perciò ancora di più, non volendo fare il, diciamo, il personaggio, si vede proprio solo il talento, ecco, ed è molto bella questa cosa. Allora, intanto ringrazio Gino che dice il successo di un atleta è dato a ciò che trasmette emozioni e carattere e non dai risultati. Allora, noi siamo d'accordo. Gerard, cosa vuoi chiedere a Giancarlo, che poi vediamo gli amici da casa cosa dicono? A lui posso solo fare i complimenti, che lui è bravissimo, veramente bravissimo. Poi mi piace ascoltare come parla, come spiega, bellissimo, complimenti Giancarlo. Grazie, allora, grazie. Giancarlo, qua ci chiedono, Super Masini, com'è la situazione del Paralimpico italiano? Com'è la situazione a qualche mese dalle Olimpiadi e dalla Paralimpiadi? Diciamo molto bene, perché abbiamo appena terminato i campionati mondiali in pista, dove eravamo assenti da anni. In due anni abbiamo ripreso in mano con la nuova, diciamo, con l'entrata della nuova federazione, abbiamo ripreso in mano il settore e abbiamo portato a casa, mi pare siano 6 medaglie, che non è cosa da poco, perché considerando che era una specialità che avevamo perso, tra l'altro con il tandem abbiamo portato un inseguimento molto con Plebani davanti e Lorenzo dietro, un altro ragazzo non vedente, e con la Cretti che si è portata a casa 3 medaglie. Insomma, abbiamo fatto un bel bottino e sicuramente grande soddisfazione anche per tutto il settore, perché abbiamo ricostruito un settore che non esisteva più. La Creti sta andando veramente fortissima. La Creti ci dà delle soddisfazioni e poi abbiamo anche l'onore di averla fatta entrare nelle Fiamme Azzurre, perciò sarà una delle atlete paralimpiche proprio assunta dalle Fiamme Azzurre, che è una cosa bellissima, che non era mai successa, ecco. Perciò abbiamo anche questo lustro, diciamo, che è una cosa che ci possiamo vantare di questo. Allora, in generale, non solo per quello che riguarda il paraciclismo, ma in generale, Manuel dice, ci sono nuovi nazionali nel panorama, cioè, intende, ci sono nuovi atleti che possiamo magari ammirare, come la Sabatini, che ha vinto le Paralimpiadi nei 100 metri, c'è qualcuno di nuovo che possiamo vedere a Parigi secondo te? Ma io sono sicuro dalla parte dell'end bike, una categoria che si chiama H3, che è la più agguerrita, abbiamo 2 o 3 nomi nuovi che secondo me faranno grandi cose. E poi abbiamo anche nei tandem, praticamente questi tandem nuovi che abbiamo creato, anche questi 2 anni, neanche un anno e mezzo di lavoro, e già ci stanno dando grandi soddisfazioni. Io sono convinto che faranno veramente, specialmente il tandem femminile che conosci bene anche tu, con la Gasparini e la Agosti dietro, che è veramente bravissime, sono bravissime, secondo me faranno vedere grandi cose. Allora, qui una domanda interessante, Pit 20, quali discipline si giocano di più fra i paralimpici? Cioè, dov'è che ci sono la maggior parte degli iscritti italiani nel paralimpico? Nell'end bike sicuramente, l'end bike noi siamo i numeri uno al mondo, come end bike siamo veramente forti, ecco. Dopo, come ciclisti abbiamo accusato un po' il colpo, non c'è stata fatta ricerca in questi anni, ma ci stiamo veramente dando da fare per portare dei ragazzi nuovi, e sono sicuro che negli anni a venire avremo anche lì dei buoni atleti. Però nell'end bike, la categoria end bike H3, H4, H5, abbiamo veramente atleti molto molto forti, anche nel femminile, abbiamo la Porcellato, insomma abbiamo gente che comunque, anche se è su d'età, comunque fa da traino per i giovani che entrano. Allora, sai Gerard, che noi abbiamo sposato l'anno scorso che i mondiali di ciclismo e quelli di paraciclismo erano assieme, ok? Noi vorremmo arrivare al punto che anche le Olimpiadi fossero non in 2 date diverse, ma assieme. Cosa ne pensi tu, Gerard? Sì, ma anche se, come, ecco, sì, mi andrebbe bene, ma anche uniti va anche bene per me. Credo sia meglio, no? Sì. Giancarlo, si arriverà secondo te a fare le Olimpiadi tutti assieme? Ma io penso di sì, perché comunque è l'Olimpiade, l'Olimpiade è l'Olimpiade per tutti. La cosa un po' più difficile da gestire, sai, sono tante categorie, tante specialità, e il mettere assieme tutto, proprio per questo secondo me viene ancora diviso, perché diventerebbe per l'organizzazione veramente difficile
gestire tutte queste cose. A livello organizzativo dici che è dura. Ok, ma guarda, allora vedo, qui, vedo, dimmi. No, vedo che quelle poche volte che siamo uniti, e quest'anno lo saremo ancora a Zurigo per i mondiali su strada, e quelle volte che sono state i mondiali, comunque c'è grande rispetto e anche i Normo portano a casa, insomma, delle grandi diciamo, soddisfazioni anche loro aver gareggiato assieme a queste persone qua, perché qualcosa imparano sempre, ecco. Allora, qui chiedono se gareggerai a Parigi. Non lo so, non penso perché io ti ho detto, io sono improntato tutto per i ragazzi, mi sento proprio a qui a breve andremo a fare. Ricordiamo che Giancarlo è medaglia di bronzo a Rio 2016, l'abbiamo già detto, sì. Però è giusto dirlo, Giancarlo ha vinto la medaglia di bronzo a Rio 2016. Guarda, nel frattempo mi fanno fare la visita comunque, quella che è già qualche cosa, la visita preolimpica, perché se mai qualcuno dovesse andare storto, che si fa male o qualche cosa, potrei entrare come riserva. Però il mio contributo è quello di portare qualche ragazzo in più, e faremo adesso un'altra Coppa del Mondo qui in Belgio tra poco e una poi in Italia, per il quale porteremo tutti i punti possibili per portare più ragazzi possibile. Allora Gerard, tu lo sai che Giancarlo, oltre ad essere un grande atleta paralimpico, è anche lo zio di Marcel Jacobs, l'abbiamo già detto le altre volte, lo sai, no Gerard? Gli vogliamo chiedere come sta Marcello o no? Glielo chiediamo? Certo, no? Chiedi. Come sta Marcel Lui Jacobs? È grande campione e sarà proprio al momento opportuno agli Olimpiadi al 100%, questo è importante. Io penso anch'io questa volta che sia veramente, lo vedo lavorare sereno, non ho ancora sentito di infortuni, non mi ha ancora detto niente, perciò vuol dire che stanno lavorando nel modo giusto, corretto, e quando non ci sono infortuni vuol dire che è quello che stai facendo. Ma in America adesso, in America si sta allenando ancora in America. Quando pensi di arrivare in Europa? Penso a fine maggio che andranno a Rieti per questo grande ritiro, che rimarranno 3 mesi con tutto lo staff. Allora, ok. Qui Francia 80 mi dice, Simo, è pronto qualcosa per le Olimpiadi degli Europei? Stiamo pensando, abbiamo fatto qualcosa di speciale per Sanremo, vedremo di fare qualcosa anche per gli Europei e le Olimpiadi, grandi appuntamenti di quest'estate. Poi ricordiamo che c'è anche il Tour de France che parte dall'Italia, quindi quest'estate ci divertiamo. Allora, dice Teo, che ne pensa Gerard di come è trattato lo sport paralimpico? È giusto, Gerard? E come? No, adesso lo sport paralimpico, sono contento che danno sempre più spazio anche nella televisione. E poi è importante che viene anche sostenuto dal CONI, a dire che è molto importante, perché i nostri paralimpici sono bravi, molto bravi, ed io quando ci sono le Olimpiadi o se fanno vedere, allora a me piace vedere, perché ma quanto bravi sono questi, fate veramente divertire, complimenti, si deve dire lode. Allora, sì. Io ho visto anche che Ale chiede cosa fa l'Inter, siamo al 26esimo, sempre 1-0, prima abbiamo dato il gol di Di Marco in apertura dopo 6 minuti, quindi Inter-Empoli 1-0. Allora, qui invece Gino dice, come si allenano i paralimpici? Che differenza c'è, Giancarlo? Pochissima, diciamo che noi facciamo tantissima strada, anche noi quasi come professionisti, diciamo che sono ragazzi, adesso quelli che si stanno preparando con il tandem si allenano come i professionisti, perciò calcola che fanno quasi 600 km a settimana, perciò dire parecchi chilometri. Io nel mio piccolo ne faccio 500, perciò siamo sempre in allenamento e non esistono purtroppo feste, per quello che voglio smettere, perché almeno farò qualche festa anche ogni tanto. No, non smettere. Di allenarmi, perché comunque è una sensazione troppo bella quella di poter andare in bicicletta in libertà, è l'unico momento di libertà che ho del giorno, è come dare l'aria a un detenuto, ecco, la stessa cosa che provo io tutti i giorni, ecco, quando salgo sulla mia bici. C'è un obiettivo per quanto riguarda il paraciclismo italiano alle Olimpiadi di Parigi, cioè c'è un numero di medaglie minime richieste? No, più che un numero di medaglie, c'è un numero di punti, cioè c'è proprio un punteggio, una classifica, un ranking mondiale olimpico, c'è un ranking olimpico si chiama, dove le nazioni più stanno in alto. No, ma Pancalli o gli altri vertici del CONI, cosa vi chiedono di portare a casa? C'è un medaglie. Top? Cioè,
Sì, ma quanto? C'è un obiettivo minimo? No, nessun obiettivo, però noi insomma... fai conto di una cosa, ti dico solo questo, Simo. L'anno scorso la federazione ha contato 130 medaglie prese, 138 mi sembra, prese in totale nel ciclismo. Tu calcola che più di un terzo di queste medaglie l'ha portata il paraciclismo. Perciò fai conto di quante medaglie porta il paraciclismo, anche perché sono parecchie categorie e noi riusciamo comunque a tra crono e strada a portare veramente tante medaglie. Nella Olimpiade di Rio ne avevamo portate più di 13 ore, mi sembra, era un'esagerazione, ecco. Però ecco, noi quest'anno andiamo con uno staff tutto nuovo, avendo ricostruito tutto di nuovo, perciò quello che verrà insomma sarà un po' l'inizio. Io dico che il lavoro che stiamo facendo adesso sarà un lavoro per Los Angeles, non per queste Olimpiadi. Però già qui vedremo qualcosa di buono. Allora, io ringrazio Giancarlo Masini, ma prima di chiudere con Giancarlo, avevo una domanda, una curiosità, poi Gerard preparati una domanda per Giancarlo, perché non vorrei toccare un tasto dolente. Ovviamente noi vogliamo tutti bene Alex Zanardi, però sappiamo tutti quello che gli è successo. C'è il rischio, avete paura ad andare in strada? Sì, tanta la paura su strada. Io prima di incolpare sempre il ciclismo che sta subendo questo colpo che non ci sono più campioni, dovremmo comunque farci un esame di coscienza che è quello delle nostre strade, della nostra sicurezza, perché i ragazzini non vanno più a allenarsi su strada ed è per questo che tutti approdano nel mondo del fuoristrada e purtroppo però da lì perdiamo anche quei ragazzi che vorrebbero fare qualche cosa di più su strada, li perdiamo, ecco. L'appello che faccio sempre. Che consiglio vuoi dare a chi comincia a fare ciclismo e ciclismo paralimpico quando va in strada? Perché magari insomma chi fa anche end bike si vede anche forse meno, o no? Sì, si vede molto meno. Adesso esistono tanti dispositivi, l'essere più visibili possibile, fanalini e tutto quello che si può avere sopra per potersi far notare, e anche con l'abbigliamento a volte è comunque molto importante, ecco. E poi cercare di non andare su strade che sappiamo benissimo trafficate. Purtroppo è una battaglia, quando usciamo siamo sempre preparati al peggio, diciamo, ormai è così. Eccolo qua dicono Giancarlo è uno di noi e sottoscrivo che è uno di noi Giancarlo. Allora, qua invece chiedono se ci sono delle discipline nuove, perché sappiamo che tra gli atleti cosiddetti normodotati c'è la break dance, ci sono altre discipline alle Olimpiadi, ci sono discipline nuove per quanto riguarda il Paralimpico a Parigi? No, che sappia io no, non l'hanno ancora introdotte. Arriveranno anche qua presto, arriverà anche qua qualcosa di nuovo. Penso per Los Angeles si apre un po' di più. Anche perché noi abbiamo intervistato qui a Sportivissimo, Seghera si ricorda, Lollo Marcantognini che aveva il record dei 400 metri e non poteva gareggiare alle Olimpiadi perché non era inserita come disciplina alle Olimpiadi. Noi ci auguriamo che possano allargare anche al calcio per amputati, che abbiamo avuto comunque ospiti anche di quel settore. Insomma, più discipline ci sono, più possibilità c'è e più voglia dei ragazzi anche di fare uno sport sapendo di andare alle Olimpiadi. Credo, Giancarlo, che tu abbia fatto il ciclismo paralimpico perché il tuo sogno era quello di vincere la medaglia olimpica e ci sei riuscito. Guarda, io sì, era per stare sulle ruote, perché ormai ruote in casa e ruote fuori, io sono abbonato alle ruote, sono nato sulle ruote, diciamo, e finirò sulle ruote. Però ecco, anche lì sì, comunque ha giocato anche il fatto che ci fossero le Paralimpiadi, ecco, è stato importante per me, uno stimolo. Gerard, in più. Che domanda vuoi fare a Giancarlo prima di chiudere il collegamento con lui? Ricordiamo che sono le 21:17, che potete iscrivervi al canale YouTube di Tutti gli Sport e la TV. Non ho una domanda, però io devo farti un complimento, Giancarlo, perché te sei un esempio e hai grande entusiasmo, sei bravo e rimani dentro sempre, non smettere mai, perché te porti indietro tutta la gioventù con la tua esperienza, loro ti possono chiedere per i consigli eccetera eccetera, e quello che io spero che la televisione si dedicasse ancora un po'
più spazio per il paralimpico, come per esempio in Germania o la televisione della Germania, qui prendiamo in Alto Adige e lì vedo loro spesse volte parlano tanto e fanno vedere. Io me l'auguro che si vede in Rai, ma io spero che ancora molto di più, perché lo meritate. Complimenti. Grazie. Grazie Gera, grazie mille e speriamo veramente che si accenda un po' di più questo faro, veramente che si illumini un pochettino di più, ecco, perché secondo me lo meritiamo. Giancarlo, lo meritiamo, te l'ho promesso, ti invito io qui, lo sai che c'è la porta aperta. Tu chiama che io ci sono. Mi sono fermato apposta sulla strada. Ciao. Bene, Simo, ciao Gerard, grazie mille. Ciao, per tutti i complimenti. Buona ciao, serata grazie a te, tutti, grazie di cuore, ci sentiamo presto, ciao, salutaci Marcel, grazie. Ciao, grazie, ciao. Allora, grazie di cuore a Giancarlo Masini, adesso parliamo in televisione perché è arrivata Maria Cristina Heller. Ciao Maria Cristina, bentornata. Ciao, ciao a tutti, eccola qua, ciao. Ciao, non ti si vede proprio nitida, però bene. Si vede che sei tu. Ciao! Con cuore! Ti si vede, però non nitidissima, però ti si vede, dai, ti si vede. Allora, abbiamo ricomposto il terzetto di Giustissimo Sanremo, e a proposito di Sanremo, oggi parliamo di Gigi D'Alessio, che è tra i papabilissimi per diventare direttore artistico e conduttore di Sanremo. Abbiamo scatenato il mondo, anche sulle nostre pagine, soprattutto quella di Facebook, di calciocaffè.it, tutti gli sport, la TV, che vi invito a seguire, così come Instagram, e ovviamente il sito che c'è dal 2004. Maria Cristina, hanno fatto 2500 commenti. Vabbè, e lì c'è una diatriba antica, nel senso che allora postuliamo, per usare un termine scientifico, che le canzoni napoletane hanno scritto una pagina della storia della musica italiana. Questo è un dato di fatto. Assodato. È assodato, parliamo degli anni 30, no? C'erano ancora le chantose, c'era l'avanspettacolo, eccetera, eccetera, e Napoli era molto forte in questo. Hanno di fatto una musicalità e un sound che è vagamente afro, è molto ritmato, e questo piace molto. Non parlo più delle canzoni degli anni 30, parlo anche, cioè, citiamo un grande napoletano, Pino Daniele o Tonio Esposito, no? Questi sono comunque dei grandissimi musicisti. Io non ti so dire, è vero che Gigi D'Alessio è molto di più di quello che a noi sembra che sia in realtà, no? Come conoscenza musicale, eccetera. Quello che fa specie, questo discorso delle polemiche che anche però, cioè anche basta, no? Con solo napoletanità, nel senso l'Italia è una nazione composita e composta di tante parti, no? Allora, possibile che allora, la musica Maria e la Cristina è solo Napoli, la Sicilia, la Puglia e cioè il sud e Roma, cioè il resto d'Italia magari possiamo raccontarlo perché esiste, no? Non è che allora sia... dopo voglio anche chiederti di Jesus, che abbiamo visto venerdì sera dopo la Via Crucis su Rai 1, dove tu eri tra i protagonisti, tra gli attori principali, tra le attrici, hai fatto il ruolo di Marta, insomma un bel film, complimenti. E però stanno arrivando tante domande, adesso rispondiamo a tutti, c'è anche Gerard qui con noi e qua. Allora Teo dice, ho letto l'articolo di Simo su Gigi D'Alessio, come fa il TG1 a proporre questa cosa? Non so, sarebbero 7 passi indietro, perché ovviamente si va a proporre al posto di Amadeus. Quindi Gerard, tu che sei tanto amico di Amadeus, non sarà facile prendere le redini di Amadeus. Quello di sicuro non è facile, chi lo prende... Faccio i migliori auguri che vada bene. Qua dice Ale, perché trasformare il Festival d'Italia della canzone in quello di Napoli? Invece Vincenzin, che credo sia Vincenzin, dice, Giulia, il Festival per la GF, ora se D'Alessio va a Sanremo, il prossimo anno sappiamo i vincitori, che sono Clementino, Geolier, Abitabile, così. Qua invece Pitt dice, stasera sbancate che non avete nessuna concorrenza, e vabbè, vedremo, ok, perché è giorno di Pasquetta, siamo in diretta, ovviamente sono le 21:22, ok. Sai, Maria Cristina, allora prima di continuare col discorso televisione, sai che c'è Inter-Empoli 1-0 al 37esimo nel primo tempo, e poi ovviamente con Mascio parleremo ampiamente di campionato di Serie A, e ovviamente la domanda che sto facendo a tutti gli ospiti di questa sera:
Sai che Sinner è diventato il numero due al mondo adesso, continua la sua scalata, ha vinto anche ieri a Miami. Sei contenta, Maria Cristina? Ma molto, ma moltissimo. Poi è un ragazzo, tra l'altro, oltre ad essere un grandissimo campione, che è una cosa indiscutibile, ispira simpatia, secondo me, lui, perché ha un modo di porsi molto carino, molto gentile, non è mai arrogante, è sempre pacato, educato. Misurato, giusto, sì. È misurato, è giusto, cioè sono delle qualità importanti, secondo me, nelle persone. Poi c'è a chi piace gli arroganti, su quello, no, c'è gente che segue, insomma, no, vari personaggi. Allora, così un po'... mi stanno arrivando tantissimi messaggi privati, io vi ringrazio, però oggi sto anche facendo la regia perché manca Giovanni, che l'abbiamo lasciato uscire con la fidanzata lunedì di Pasquetta, e svegliamo gli altarini. Vi chiedo la cortesia di mandare, se riuscite, i vostri messaggi e le vostre domande, come stanno facendo già sui commenti, la chat qui del canale YouTube. Iscrivetevi al canale YouTube Tutti gli Sport e la TV, così insomma li vediamo e li commentiamo anche in diretta. Allora, ci arrivano anche gli auguri del lunedì dell'Angelo, del lunedì Pasquetta, noi ovviamente ricambiamo, li abbiamo prima con Maria Cristina, ci siamo sentiti anche privatamente, a inizio puntata le abbiamo fatte tutti, anzi li ha fatti Gerard a nome di tutti, e ringraziamo. Però noi non stiamo discutendo di Gigi D'Alessio come la maggior parte, come artista, come cantante o anche come eventuale direttore, però forse perché si geolocalizza il Festival di Napoli da un'altra parte. Quindi Gerard, tu cosa ne pensi? Come vedi la situazione? Sì, comunque Gigi D'Alessio non lo conosco di persona, ma lui è veramente bravo e sono convinto che è capace anche di gestire. Per l'audience questo prima non si sa, se si riesce a fare così tanto audience come Amadeus, questo poi si vedrà, ma io sono convinto che lui è anche ai vertici. E però è così, per me Amadeus è così, uno come nella Formula 1, come Verstappen, sai? Lui è dei presentatori così bravi, tanti che sono, lui è un fuori classe. Giusto, giusto, anzi. Allora, Maria Cristina, dopo, se ci sono altre domande per Sanremo, te le giro. Però io volevo sapere, visto che venerdì parecchi di noi hanno visto il film TV sulla vita di Gesù, che ha trasmesso Rai 1 dopo la Via Crucis in prima serata, ovviamente tu facevi la parte di Marta, insomma, soprattutto toccante quando c'è stata la parte su Lazzaro, insomma, ti abbiamo visto. Complimenti intanto, Maria Cristina, perché sono passati tanti anni, comunque complimenti per la prova attoriale. Ma com'è stato radunare un cast così dall'Italia, dagli Stati Uniti, dalla Spagna, insomma tante nazioni coinvolte? Una grande coproduzione internazionale, con, diciamo che il network, l'ammiraglia era CBS americana. Però, siccome queste coproduzioni internazionali, questi colossal televisivi, perché poi se hai visto tutto il film, hai visto questi movimenti di massa, di persone, erano centinaia e centinaia di persone che si muovevano, no, eccetera, questi colossal hanno un costo enorme e quindi si mettono insieme più, in questo caso, più network. Quindi c'era CBS americana, BBC per l'Inghilterra, la Rai per l'Italia, Beta credo fosse per la Germania, c'erano i francesi anche con la rete nazionale France, non so come si chiama, e credo ci fossero anche degli spagnoli, quindi è stato costruito un cast veramente internazionale per sostenere questi costi, questo è fondamentalmente. Ci sono sempre delle star, quello che faceva Gesù si chiama Jeremy Sisto, Jeremy Milton Sisto, che è un oriundo italo-americano. Poi Maria Maddalena, c'era Grace di Will & Grace. C'era Grace di Will & Grace? No, c'era... Sì, no, hai ragione. Lei, che è un'altra star americana. Debra Messing, non mi veniva il nome. C'era Gary Oldman. C'era Armin Müller-Stahl, che faceva mio papà, mio e di poi c'era c'era Harris di Scuola di Polizia, che l'ho riconosciuto, G.W. Bailey,
Per me, scusami, però per me è Harris di Scuola di Polizia. Poi no, ovviamente Closers anni dopo, che è un'altra serie importante dove anche io ero uno dei fissi nella cosa, nella serie. Insomma, erano tutti attoroni, quindi era un cast molto molto grosso. Allora, molto il bello, posso svelare una cosa in diretta? Maria Cristina, scusami se ti interrompo, però sai che siamo veloci. Posso svelare una cosa in diretta? Allora io a Pasqua, il venerdì santo, vedo Via Crucis, finisce Via Crucis e vedo che inizia Gesù. Chiamo Maria Cristina, che io e Maria Cristina ci sentiamo tutti i giorni, ok? La chiamo e dico: oh, Maria Cristina, non mi hai detto niente che sei in diretta stasera su Rai 1, cioè sei in onda su Rai 1. Mi fa: no, non lo sapevo neanche, mi ha detto. E vabbè. Ok, comunque qua arrivano tantissimi complimenti, quindi Maria Cristina li leggiamo tutti e rispondiamo piano piano. Ti fanno i complimenti Francia perché ha visto... è stato spettacolare lavorare in un ambito così internazionale, ti chiede Vincenzin. Sì, è sempre una bella esperienza, anche perché hai a che fare appunto con, e lì dove ti accorgi che i veri grandi sono umili. Non, ecco, per esempio, io Armin Mullerstall è un premio Oscar, no? È tedesco, Gerard lo conoscerà forse, eh? È una grande star, è un signore di una certa età, insomma ha vinto un Oscar, quindi non è proprio l'ultimo cretino come attore, però io quando mi sono avvicinata ho detto: guarda, per un onore per me lavorare con te, perché era già un premio Oscar quando... e la risposta che ho avuto: no, dice, un onore per me lavorare con te, perché sono bello, bellissimo, perché cosa c'è a parte il fatto che in questo modo tu crei un'atmosfera sul set per cui si lavora bene e c'è un rapporto, no, di piacevolezza, affiatamento, eccetera. Ma è anche vero una cosa molto intelligente, perché se c'è armonia nei personaggi che hai intorno, anche il tuo personaggio esce alla grandissima, perché è sostenuto molto bene. Quindi è un segreto. Cioè, lavorare sul set è un lavoro d'equipe, è un lavoro di gruppo, non è mai un lavoro di una persona sola. Quindi più armonia crei, migliore il risultato. Questo vale per allora, tutti. Allora, Maria Cristina, sprint, perché ho parecchie domande da farti, quindi sprint. Qua arriva Teo e dice: come ha fatto la Pession a fare la figlia di Barbareschi? Erode avrà avuto 10 anni. No, non aveva 10 anni, aveva avuto già 20 e qualcosa, però... No, no, era piccola. Però una domanda, ma ti sei autodoppiata in italiano, vero Maria Cristina? Ti sei autodoppiata in italiano, perché avete recitato in inglese, ti sei autodoppiata in italiano. Sì, certo. Tra l'altro, sì. Tu come Barbareschi sapete perfettamente parlare in inglese come in italiano. Anche Luca Barbareschi parla benissimo in inglese. No, parla benissimo. Luca ha studiato a New York, ha fatto l'autostudio, ma lui è un grande fan di Mammoth, che è un autore che lui ha portato spesso in Italia in teatro, eccetera. Luca, secondo me, è un bravo attore, un bravissimo attore. È un po' matto, ma insomma, matti siamo tutti. Ma io me lo ricordo quando conduceva anche C'eravamo tanto amati che faceva lui. Sì. Quella lì. Allora, qui cosa dicono? Come mai non ce ne avevi mai parlato di Jesus? Beh, Maria Cristina ha fatto talmente tante cose che piano piano... Anzi, domani mattina ti chiamo per Radio Pirlo Sprint e diciamo un'altra cosa che hai fatto, ok? Domani mattina ti chiamo. Grazie a tutti quelli che seguono Radio Pirlo Sprint e grazie soprattutto a tutti quelli che seguono i nostri highlights, perché sono seguitissimi e piacciono tantissimo. Allora, qui dice Francia 80, anche io ti ho visto venerdì, sei ancora in contatto con qualcuno del cast, ti dice. C'era anche con uno in particolare, Luca Zingaretti, certo, non sono più in contatto con La Rocca. Con il regista mi sa che sei in contatto. Sono molto in contatto, sì. Sei molto in contatto con il regista. Contatto con il regista, col quale condivido una figlia di 18 anni, che ho conosciuto sul set Gesù, Fuga alle 8 e il set Gesù. Ci siamo conosciuti lì, ma scelto tra i vari attori, anche per questa faccia vado bene per fare l'ebrea israeliana, evidentemente. Ecco. Allora, è finito il primo tempo, intanto Inter 1, Empoli 0, diamo perché siamo in diretta, e allora Maria Cristina ha anche svelato questo gossip per quanto le riguarda, però qua a proposito di Luca Zingaretti dice: da Jesus a Montalbano, cosa ne pensi di Luca Zingaretti?
Beh, che diciamo in Jesus aveva un look un po' così, no? Cioè aveva i capelli, già pelato, era già pelato, però aveva sti ciuffi che gli sbucavano da qua, la barba incolta, il pelo, cioè era molto mediterraneo, l'hanno fatto, insomma, come personaggio, giustamente, perché eravamo in Israele 2000 anni fa. Vediamo, faceva Pietro Luca Zingaretti. Pietro, sì, sì, che dubitava molto di Gesù, era sempre così, che si chiedeva, ma questo qua è un sola, invece non lo è, eccetera. E, no, ma vabbè, Montalbano è un personaggio qua come se fosse stato creato apposta per lui, no? Praticamente. E vabbè, è migliorato anche con più lavori, più migliori. Era, gli calza a pennello, insomma. Però è un bravo attore, Zingaretti, quindi non ho nulla da recriminare. Visto che c'è qui Gerard, cosa ne pensi di Zingaretti? Ti piace quando fa Montalbano? Come lui, grandissimo, proprio. Dà tante soddisfazione quando si guarda veramente. Anzi, Maria Cristina, devo fare, mi permetto di farti un complimento. Ho visto oggi su Instagram che hai fatto un post di Cortina, questi bei immagini, complimenti. Allora, a proposito di complimenti, anche Gino te li fa. A proposito di complimenti, Gino te li fa per la tua carriera, dice che sei più bella ora, sei ancora più bella ora. Grazie, come faccio come il vino? Invecchiando miglioro. Beh, lì eravamo anche costretti. Io ti dico una cosa, andate a rivedere su Rete 4, su Mediaset Infinity, tutte le puntate di Casa Vinello della seconda stagione. Insomma, Maria Cristina era bella sia all'epoca che adesso. Quindi complimenti a Maria Cristina, non solo per la bellezza, ma anche per la bravura, per la brillantezza e per la disponibilità, perché è una persona veramente disponibile. Ovviamente, come ognuno di noi ha ogni tanto qualche pro, qualche contro, però su Maria Cristina io non ho nulla da dire contro, perché è una persona sempre disponibile, sempre brillante, e fa squadra, ecco, una persona che fa squadra. Quindi ti piace lavorare in ambienti corali come Isus o così, insomma, Maria Cristina... Cioè, mi piace molto lavorare, ripeto, è un lavoro di gruppo, è come quello che stiamo facendo noi adesso, solo che adesso siamo noi veri come siamo, lì siamo dei personaggi, siamo trasformati. Comunque ti ringrazio Gerard, quello era Ravalles, su in cima, cioè Augusto Fana. Ecco, abbiamo perso Gerard, però Maria Cristina, tornando al fatto, questa cosa mi interessava, perché non sei tu un'attrice accentratrice, no? Si dice così. Quindi non ce ne sono tante disponibili come te che non vogliono fare, tra virgolette, la prima donna, ma che piace giocare di squadra, anche nella nostra trasmissione, cioè voglio dire, ti presti, sei disponibile, quindi avercene, certo, di Maria Cristina Heller. Non amo il divismo, nel senso del mettersi, io non amo gli attori, alcuni purtroppo sono fatti così, cioè sono proprio la loro personalità, no? Però secondo me sono noiosi e io mi annoio in loro compagnia a morte, perché... uno che parla sempre solo di sé, no? Che palle dopo un po', mentre una persona che parla anche di altro e ascolta anche gli altri, secondo me comunque si valorizza come persona, no? Un essere umano migliore dal mio punto di vista, però è vero che alcuni insomma hanno un modo diverso di porsi, è così, ci sono, poi tra attori maschi c'è competizione, tra attrici donne c'è competizione, per cui poi c'è così, è così, e siamo esseri umani, che devi fare, insomma, ci sono mille barzellette, mille fatti da raccontare su quello che accade, no? Dietro le quinte anche in teatro, per esempio, oppure bisticci, perché quelle cose furbe che una frega la telecamera all'altra, o anche un attore maschio lo può fare, no? Se un po' più esperto, perché capisce che la macchina è girata in quel modo, quindi se si mette di là ti copre, allora tu devi dirgli: oh, mi copri, togliti, cose. Allora, però a volte lo fanno apposta. Ti volevo allora dire io, Maria Cristina, sto sorridendo, ok, bene, però scusami Maria Cristina, perché vedo tanti messaggi che arrivano sull'argomento Gigi D'Alessio anche in privato, quindi io ringrazio tutti, però se li mandate pubblicamente facciamo meglio a leggerli e a inglobarvi. Ti faccio l'ultima domanda, Maria Cristina, prima di salutarti e ringraziarti. Credi che il fatto della scelta del direttore artistico definitiva della RAI
che la RAI, insomma, come ho scritto nel pezzo, possa anche, tra virgolette, giocarci, cioè proponendo magari un artista ogni tanto al TG1 per vedere la reazione del pubblico, oppure sa bene chi mettere al posto di Amadeus e sa già come muoversi. Potrebbe essere che facciano dei test per vedere. Il problema di Gigi D'Alessio è che, per esempio, Joliet, se non sbaglio, è uno della sua scuderia, lui fa anche il produttore musicale adesso, e questo non sarebbe corretto rispetto agli altri artisti, per esempio, perché in questo senso sì, allora se mi porti solo la tua scuderia, solo i tuoi napoletani, perché lui evidentemente si trova bene a lavorare con i napoletani, questo non andrebbe fatto, quindi penso che sia. Se invece lui riesce ad essere neutrale, a giudicare solo in base alla qualità della musica e del prodotto, però insomma, ecco, trovo che sia un po' un difetto italiano questo in generale, di lasciare sempre da parte tutte le altre regioni e focalizzarsi solo su quelle, no? Non va bene, perché okay, ci sono artisti ovunque, ci sono musicisti ovunque, tutto qua. Ecco, questo secondo me, allora, sarebbe corretto. Grazie di cuore a Maria Cristina Heller, ci vediamo lunedì prossimo. Con te ci sentiamo domani mattina a Radio Pirelli Sprint, sempre sui canali social. Ciao, di... Cristina, ciao. Sport e la TV. Alla prossima. Ciao, ciao. Grazie di cuore, ciao. Grazie a Maria Cristina. Ovviamente l'abbiamo già detto, oggi mi trovo in un altro studio, non c'è Giovanni, quindi stiamo facendo un po' una trasmissione un po' eccezionale. Fra poco parleremo di motori con il nostro super amico Mauro Gentile, se ci segue e ci vede da dietro le quinte, fammi un segno, Mauro, che ci sei, grazie. Ok, e adesso, Gerard, se sei d'accordo, facciamo un piccolo break di 3 minuti dove c'è il coach Rubini che ci racconta un po' della giornata del basket. Va bene, bello. Gerard, ascoltiamo cosa è successo nella pallacanestro, poi fra poco motori, bello, poi di nuovo calcio. Bello. Consueto appuntamento del basket con il coach Rubini. Ciao Daniele. Ciao a tutti, buonasera. Allora, Brescia aveva perso il big match contro Virtus Bologna nel turno precedente, si è ripresa bene andando a vincere fuori, giusto? Ha vinto Varese non in scioltezza, perché con un divario di soli 3 punti. Questo sta ad indicare che sì, hanno ritrovato la via della vittoria nel campionato di quest'anno. Abbiamo visto che non è una cosa scontata e ci sono campi anche come quello di Varese dove andare a giocare e vincere non è cosa poi così semplice. Abbiamo sempre quel quartetto davanti con Bologna, Brescia, Venezia, Milano, però in complesso questo turno di campionato pasquale cosa ci riserva? Guarda, la situazione adesso è veramente incredibile, il campionato si sta facendo veramente avvincente, perché non sappiamo come andrà a finire nelle prime 4 posizioni, ma la cosa ancora più incredibile, quella maggiormente emersa da questa giornata di campionato, è che dalla 6ª posizione a 5 posizioni più, 6 posizioni più in basso, nell'arco di 2 punti si stanno giocando l'accesso ai playoff, quindi abbiamo 6 squadre in 2 punti che si stanno veramente giocando, e le prossime 4 giornate saranno veramente incredibilmente competitive, mentre mi pare che la questione salvezza stia prendendo una piega per un Pesaro po' più dell'indice. Sì, direi che Pesaro ha fallito il match che la metteva in ripresa per raggiungere la salvezza a Treviso, dove per carità non ha poi perso di molto, però ha comunque perso, e quindi adesso 4 lunghezze da recuperare sono veramente una cosa importante, direi. Coach, ecco, al volo, il campionato italiano, alla luce anche di quello che abbiamo visto in Eurolega con Milano che praticamente è fuori, è livellato verso l'alto o il basso, visto che sono tutte lì? Io credo che quest'anno ci sia stato un livellamento perdendo le fasce, quelle medio-basse, però non abbiamo alzato la punta, quindi c'è stato un compattamento verso la parte medio-alta della classifica. Non, probabilmente gli anni scorsi avevamo delle eccellenze molto più marcate e molto più quindi sicure. La nostra nazionale resta la cartina tornasole del nostro movimento di basket o no?
come abbiamo sempre detto del resto, cioè sì, non okay. Si fanno, noi siamo figli di exploit e figli di situazioni un po' momentanee, e poi per quanto riguarda il valore, citando Little Tony, siamo anche figli di Pitagora e di Casadei, ecco. Sì, ecco, esatto, siamo un po' questo, un po' quello. Vediamo, perché adesso si sta facendo interessante la campagna acquisti oltreoceano per potenziare la nostra nazionale con candidature anche eccellenti. Adesso abbiamo anche l'imbarazzo della scelta, ma non dico niente per Scaramanzia. Ma presto verrai in diretta con noi e ne parleremo. E sveleremo queste cose che potrebbero, diciamo, cambiare le sorti della nostra nazionale. Grazie coach, ciao, alla prossima. Ciao, buona serata a tutti. Allora, ringraziamo il coach Daniele Rubini anche per questa serata e per questa clip sul basket. Come al solito io ringrazio tutti quelli che stanno mandando i messaggi. Adesso parliamo di motori, se avete qualcosa sulla Formula 1. È arrivato Mauro Gentile, ciao Mauro, bentornato anche a Pasquetta, buona Pasquetta anche a te. Ciao, bentrovati. Ma nel periodo di Pasqua e Pasquetta una volta c'era la Pasquetta del pilota, quindi in questo caso rientra nel tema dei motori. Allora, prima del pilota continuano ad arrivare messaggi su Sinner. Vuoi aggiungere qualcosa, visto che è il Pierugia di serata, il mitico Sinner numero 2 al mondo adesso? Ma ho scoperto una cosa incredibile guardando delle note su Facebook. Il trofeo che ha sollevato è stato un trofeo realizzato a Treviso da Marco Varisco. Quindi c'era un po' di Veneto anche in quel di Miami. Sinner è semplicemente fantastico. Insomma, nulla di più di quello che abbiamo visto insieme. Poi io mi sono piacevolmente passato una serata prima con il volley femminile seguendo l'Imoco che ha vinto su Roma, e poi ho visto Sinner giusto in tempo perché vincesse questo bellissimo torneo in Miami. Allora Gerard, visto che siamo in diretta, sono le 21:44, invitiamo tutti a iscrivervi al canale YouTube di Tutti gli Sport e la TV. Mauro è qui perché domenica c'è il GP di Suzuka. E allora, questa settimana che porta la Ferrari trionfante prima e seconda con Sainz e Leclerc alla prossima settimana, dobbiamo più esaltarci noi ferraristi, insomma noi italiani che tifiamo per la Ferrari, oppure dobbiamo mantenere i piedi per terra? Com'è? Come sempre i piedi vanno mantenuti ben per terra e soprattutto le gomme vanno bene attaccate all'asfalto. Un asfalto abrasivo, quello di Suzuka, un asfalto non semplice per le prestazioni probabilmente della Ferrari, della SFV24, che è comunque cresciuta. E poi ci sarà una grandissima incognita, perché dicono che sia nelle libere che nella gara il 75% di probabilità di grande pioggia e una temperatura che varia dai 16 ai 20 gradi, quindi ci sono diverse condizioni che metteranno, come dire, in difficoltà i piloti, in difficoltà i team, e la strategia ai box sarà ancora una volta fondamentale, senza dimenticare che non è detto che i freni blocchino ancora o frenino il Max Verstappen. Tutto in bene, che comunque era già stato superato da Carlos Sainz nell'ultimo Gran Premio. A tal proposito, qua dicono, vi dico come andrà a finire: Sainz in Red Bull, ma Verstappen non sarà contento perché non è Perez ed è insidioso. È fattibile. Se Verstappen deve cambiare, andrà in Mercedes, vedremo quando e come. Se Sainz arriva lì, Sainz è semplicemente un gran pilota e vedremo cosa sarà in grado di fare, ma è troppo presto, ci sono un bel po' di gran premi da vedere, da godere, e poi ne parleremo il prossimo anno. Allora, lunedì faremo le pagelle del Gran Premio di Suzuka. A tal proposito, qui mi associo alle domande che ti fanno, mi dicono: Suzuka com'è? Chi vincerà in Giappone? Come circuito? Chi agevola? In questo caso agevola Verstappen, quindi agevola la Red Bull. Le Ferrari hanno delle buone possibilità, ma stanno già studiando che tipo di mescole utilizzare per quanto riguarda gli pneumatici, ma secondo me sarà davvero il tempo, vi parlo del tempo atmosferico, a creare davvero delle differenze. Staremo a vedere proprio nelle prove libere chi sarà in grado di gestire al meglio i pneumatici e chi soprattutto sarà in grado di capire come gestire il tutto in una condizione di meteo sfavorevole. Allora, però gara dell'Inter, dimmi Mauro. No, Verstappen per me è il favorito questa volta. Hamilton è in difficoltà personale, perché ha detto già, ho letto diverse dichiarazioni, che è il peggior anno per quanto riguarda l'inizio del campionato e non credo che abbia ancora
così diciamo, delle la voglia di diventare, di mettere a punto l'automobile in questo periodo. Vedremo, staremo a vedere. Salvo appunto che il maltempo non crei, non scombini le diverse situazioni e porti qualche pilota ad emergere in carenza di capacità della vettura stessa. Allora vedi Mauro che oggi ho Gerard che mi fa compagnia per tutta la trasmissione. Ti faccio fare una domanda, Gerard, cosa ti incuriosisce della Formula 1 in questo momento? Ma si deve dire, è bello che c'è ogni, sempre Mauro che sa tutto, e volevo chiedere a Mauro quando lui pensa che la Ferrari vince i mondiali. Beh, in questo caso, sempre con i piedi ben per terra, con le ruote ben ancorate, io penso che il prossimo anno potrebbe essere davvero l'anno della Ferrari da questo punto di vista. Bene. Se riescono a sviluppare in maniera corretta e coerente quello che sono i piani che hanno messo in atto in termini di messa a punto della squadra, messa a punto dei piloti e soprattutto in termini di affidabilità. L'affidabilità l'hanno raggiunta, devono essere costanti per quanto riguarda i risultati e soprattutto se riescono a non creare quella specie di guerra interna tra i piloti che mette in discussione la stessa capacità del team stesso, perché la guerra interna non provoca assolutamente un vantaggio ma crea dei problemi anche in termini di gelosie tra l'uno e l'altro e quindi anche in scambio di informazioni. Questo è un difetto vecchio della Ferrari, speriamo che con Vasseur questa cosa non accada assolutamente. Ma tu non credi che in altre, da altre parti non ci sia la stessa guerra? No, perché c'è più, è più equilibrata la situazione tra gli altri team e soprattutto non hanno quella visibilità, quell'attenzione morbosa nei confronti del team che la Ferrari ha per forza di cose, soprattutto nel nostro paese. Poi gli ordini di scuderia c'è chi li rispetta, chi no. Vedi cosa è successo, ad esempio, tra Piastri e Norris. E Norris per quanto riguarda le posizioni di scuderia, ma questo succede sempre tra Russell e Hamilton, è successo anche in questo caso, ma non con quella forza, con quella verve che molto spesso accade in Ferrari. Quindi l'importante è che ci sia armonia e che cresca il tutto in armonia. Allora, dal punto di vista, intanto è ricominciato il secondo tempo, è cominciato il secondo tempo tra Inter e Empoli, siamo in diretta, sono le 21:50, quindi insomma noi seguiremo anche, vi aggiorneremo su Inter Empoli che è il posticipo del turno pasquale che va a concludere il turno di campionato di Serie A, tra poco ne parleremo con Mascio. Però per quanto riguarda anche i motori ti faccio anche una domanda su Bagnaia, poi torniamo sulla Formula 1. Bagnaia esce dal moto mondiale con meno certezze, sa che ha sbagliato nel weekend scorso, quindi secondo te dove deve lavorare in questo weekend, in questa settimana? Deve lavorare, è la stessa cosa abbiamo detto prima, cioè l'attenzione è quella della pressione, cioè non avere quella pressione mentale tale da portarti a indurre in errore. Cioè deve ritornare il Bagnaia che conoscevamo alla fine del campionato, che ha portato gli altri a sbagliare, non deve sbagliare lui. Cioè non può, non siamo all'inizio del campionato, non può pensare di essere già lì per vincere il titolo. Deve moderare quella che è la sua preparazione fisica, che è perfetta, ma deve soprattutto affinare di nuovo la preparazione mentale. Tra l'altro poi per il MotoGP ci sono delle novità, hai visto che la Liberty Media ha sostanzialmente comprato ha comprato sia la Formula 1 che il MotoGP, ce l'ha già. Sostanzialmente, e nel moto mondiale diventeranno qualcosa insieme dal punto di vista della gestione. E quello che mi sembra che dovrebbe cambiare è che sceglieranno di un maggior numero di gare all'estero, nel senso non extraeuropee. Quindi qualcosa cambierà dal punto di vista della fatica, dell'impostazione, del coinvolgimento di altri spettatori. E l'investimento è stato di 4,2 miliardi di euro, cioè un investimento importante, quello di Liberty Media acquisendo Dorna. Questa secondo me è una novità che metterà anche, tra virgolette, darà pressione anche ai team in relazione a quelle che saranno le visibilità, l'attività di coinvolgimento delle televisioni che dovranno poi dividersi o vendere i diritti delle trasmissioni. Deve essere dietro le quinte, il nostro Simo è sparito, Leclerc è leader della Ferrari o lo è Sainz? Questa lo vedo, questa domanda.
Secondo me il leader è ancora Leclerc. Per quanto riguarda Sainz, meriterebbe davvero di più e probabilmente potrebbe essere davvero la prima guida in questo momento. Sono entrambi dei grandi piloti, comunque, al di là di quelle che possono essere simpatie, e penso che Sainz meriterebbe forse un pochino di più all'interno della Ferrari stessa. Ah, Mauro, scusami che ti ho interrotto. Sai, io mi dico così, spesse volte, come ti hai detto, anche capita che due piloti litigano o non vanno così tanto d'accordo, ma io mi dico sempre questo, io non posso capire, invece di essere contento che possono correre, o come in questo istante che possono correre con la Ferrari, litigano. È vero, questo aspetto qui è vero, però le sai, nella storia c'è sempre stata questa sfida tra i piloti, e penso sempre all'incidente ad esempio del 57 della Mille Miglia di Guidizzolo, che c'era una sfida tra Olivier Jean-Debien, che era un pilota che guidava il turismo, e il pilota che guidava invece le sport, e il pilota che guidava il turismo era più veloce di quello dello sport, e quindi questa guerra interna poi ha cagionato anche un incidente all'interno della Mille Miglia. E molto spesso questa diciamo guerra interna porta non tanto ad essere contenti di guidare un grande marchio, ma porta anche a situazioni che non sono assolutamente favorevoli per il team. Quindi è vero, sarebbe bello che ci fosse questa comunione di intenti e questa capacità di gestire insieme l'attenzione per il marchio, ma non è possibile, perché ciascuno poi, soprattutto in un periodo come questo, porta anche i soldini per correre, di conseguenza vuole trovare che il suo investimento sia il migliore rispetto a quello di altri. Sei ricomparso, Simo? Sono ricomparso, anzi, se da casa ci dicono, se ci sentono, ci vedono bene, mi fanno un piacere, perché ovviamente sto facendo il doppio lavoro oggi. Qua Francia 80 ti chiede, gentile, cosa c'è di simile fra il mondo del motociclismo e del ciclismo? Perché all'inizio puntata abbiamo parlato del ciclismo. Ma a parte le due ruote che sono fondamentali, c'è un'attenzione ai particolari dettagli, la velocità in bicicletta, questa è una mia personale opinione, la velocità, l'inserimento in curva, la capacità di ottenere la migliore traiettoria per inserirsi in curva è un elemento che io vedo, come dire, compatibile con quella che è l'esperienza motociclistica. Però oltre questo non andrei, al di là del fatto che ci sia una preparazione fisica che è diversa, perché le forze G, così come nel motociclismo, così come nell'automobilismo, sono diverse rispetto a quelle delle due ruote più sottili. Allora salutiamo Giovanni che ci sta seguendo da Vienna, dove è in vacanza con la fidanzata e torna lunedì. Gerard, Ti pesa stare qui due ore o sei contento di stare qui due ore? No, è così interessante ascoltare voi e come rispondete alle domande. Il tempo non solo passa, vola. Vola, perfetto, grazie. Allora, sinceramente, dovete darmi un feedback di come si vede e come si sente, non se si vede, ma come, vi ringrazio. Dal punto di vista del vedere e sentire è perfetto. Perfetto. Anzi, la qualità e la continuità del video è ottima. C'era solamente la Cristina prima che si vedeva un pochino sfocata. Sì, si vedeva male Maria Cristina, però insomma vabbè. Allora, siccome siamo in diretta, conclusione dell'Empoli con Luperto che sfiora l'1-1, quindi Inter 1, Empoli 0, siamo al 52esimo, quindi inizio della ripresa. Allora, Mauro, vogliamo fare un pronostico? Chi vince, Suzuka? Verstappen? Secondo me vince Verstappen, perché Verstappen ha un desiderio molto importante di far vedere che è ancora lui il campione da battere. Vedo una Ferrari, seppure con difficoltà in termini di circuito e di gestione al muretto degli pneumatici, da osservare molto bene. Però, attenzione, le prove libere che del primo giorno hanno in previsione un 75% di pioggia, tanto quanto la gara. Quindi quando nelle libere saranno probabilmente una cartina tornasole, al di là che non c'è il sole, per poter vedere che cosa accadrà in gara. Quindi io direi che se qualcuno è appassionato e prende in considerazione le prove libere più che le qualifiche, potrebbe avere un'idea di cosa accadrà in gara,
sono previste altrettanto 75% di probabilità di grande pioggia. E Suzuka, quando piove, è un circuito molto difficile, un circuito molto tecnico, con salite, discese, curve importanti, potrebbe lasciare spazio a qualche bella sorpresa, magari, perché così almeno ci divertiamo un po' tutti. Allora Mauro, mi viene in mente Suzuka pioggia, ho fatto l'associazione di idee, Lauda. Sì, però lasciamo perdere Lauda, perché erano altri tempi, erano altre situazioni, erano anche altri tipi di, come dire, di relazioni. C'era anche un James Hunt favoloso, c'era un James Hunt che ha creato una storia incredibile in quel periodo proprio grazie alla pioggia in Suzuka. Ma lasciamo perdere il passato e guardiamo il futuro. In questo caso, al futuro, al presente prossimo, alle 7 del mattino del 7 aprile, di domenica 7 aprile, quando davvero potremo vedere un gran premio probabilmente anche abbastanza spettacolare. Senti, ma credi che la griglia di partenza sia decisiva per il gran premio, o c'è possibilità di sorpasso? Non credo sia decisiva se piove, perché se piove ci saranno tante possibilità di sorpasso, ci saranno tante possibilità anche di interruzioni, e quando ci sono interruzioni o safety car, tu sai che la cosa più importante è la strategia al muretto. Quindi se piove ci sarà strategia in termini di abilità del pilota, capacità al muretto e scelta di pneumatici corretti. Vedremo, potrebbe essere divertente. Io mi auguro che ci sia la pioggia, perché più pioggia c'è, più divertimento c'è per noi, per mettere in gioco la capacità non solo del team o della vettura, ma in questo caso la capacità del pilota. Grazie di cuore a Mauro Gentile, buona Pasquetta ancora, buona serata, e ci rivediamo lunedì prossimo, se ti fa piacere. Ma certo, ciao. Magari c'è anche Gerda, così ci confortiamo anche su altre cose. Magari tornerà Giovanni, adesso vediamo. Grazie Mauro, ciao. Grazie di cuore a Mauro, e adesso parliamo di calcio, torna Mascio. Ciao Mascio, bentornato. Ciao, eccolo qua. Ciao a tutti, ciao Gerarda, ciao. Allora, ciao Mascio. Ciao Mascio. Siamo pronti a parlare di calcio. Ciao. Intanto complimenti per l'eleganza a Mascio, sempre perfetto. Inter Empoli 1-0, stiamo arrivando quasi all'ora di gioco. Ha segnato Di Marco dopo 6 minuti, abbiamo già detto durante la puntata, però adesso è proprio l'argomento del calcio. Abbiamo qua la classifica di Serie A. Ovviamente l'Inter non ha questi 3 punti perché deve stare ancora giocando. Manca una partita Inter, Empoli, Atalanta e Fiorentina. La vedete la classifica per quanto riguarda la Serie A. Adesso parliamo di calcio. Però prima di parlare di calcio, volevo esaurire l'argomento Sinner, che è il fil rouge della puntata. Abbiamo parlato fino adesso di Yannick Sinner. Mascio, hai qualcosa da aggiungere o da dire su Yannick Sinner che ti incuriosisce? Beh, diciamo che giustamente, no, gli è stata riservata il The Man of the Day ieri e The Man of the Month del mese, quindi giustamente, no, perché sta facendo tutto. Scusami, di quello che tutti vuole. tutti e tre gli uomini del mese, Sinner, gennaio Sinner, febbraio Sinner e marzo Sinner. Diciamo che c'è sempre, no, in teoria qualcuno in ballo, però se alla fine è lui che emerge, c'è poco da fare. Vabbè, insomma, voglio solo dire che è una roba incredibile quella che sta facendo, lascia il numero 2. Chiaramente ormai penso sia solo questione di un po' di tempo, no, che potremo vedere addirittura numero 1, dai. Adesso, sì, con sì, tutti i debiti scongiuri, insomma. Niente, però so che adesso aspettano, no, ci sono volevo chiedere appunto a te, a Gerard, ci sono i tornei in terra battuta, e lui proprio mi sembra che in un'intervista ha detto che lì è un po' più, dovrà un po' mettersi un po' più alla prova, perché è un po' il talone d'Achille. Allora, insomma, ecco, diciamo che lui è più bravo sul cemento, però un torneo in terra battuta l'ha vinto, e noi ci auguriamo di vedere gli stessi risultati o comunque lo stesso impegno, perché se si impegna così anche nei tornei in terra battuta i risultati arriveranno. Gerard, siamo fiduciosi anche se lui è più forte sul cemento? Sì, ma io sono fiducioso e sono convinto che lui vincerà diversi tornei su terra rossa, anche se ha detto che non le piace così tanto, ma lui è talmente forte e diventa sempre più forte, e
ci darà tante soddisfazioni anche alla Terra Rossa. Allora, io ringrazio tutti quelli che ci seguono, che mi scrivono in privato, però non telefonatemi mentre sono in diretta, perché mi scrivono in privato, mi mandano i messaggi in privato, quindi evitate, grazie, di farlo, perché ovviamente... Ti vogliono bene. Sì, grazie, ma non sono come Fiorello che riesco a rispondere in diretta, a mandarli in diretta, non riesco. Tra l'altro oggi manca anche Giovanni, quindi stiamo facendo un po', abbiamo anche scenografie un po' diverse e tutto il resto. Però prima di chiudere l'argomento Sinner, credo, vero Gara, che il momento giusto sia dedicato proprio a Yannick? Sì, perché queste partite belle che lui fa e poi quanto è sportivo e poi anche quando si sentiva male questa signorina o ragazza, sì, ha portato il ghiaccio. E poi quando ha piovuto lui l'ombrello. Ha tenuto l'ombrello. E veramente bravissimo, e poi il break perfetto. Sinner giusta. Break point nel quinto gioco, sì. Ieri contro Dimitrov, sì. È stato determinante. Allora, sì. Adesso, sì. Grazie Gerard. Allora adesso qua abbiamo Mascio e parliamo di calcio. Iniziamo con la Serie A, poi c'è la Coppa Italia anche di questa settimana di parlare. Ok, questa è la classifica, la vedete, l'Inter mancano 3 punti perché sta vincendo 1-0 contro l'Empoli. Siamo all'ora di gioco in questo momento e il gol è di Di Marco, lo ribadiamo, Di Marco. Mkhitaryan ha appena tirato ha fatto una conclusione sopra la traversa. Vedo che arrivano messaggi a parte di tutti, però salutiamo Fino, dai. Cosa ne pensa Mascio delle parole di Szczęsny riguardo ad alcuni giocatori che sono in grado di sopportare lo stress e non sono da Juve? Salutiamo Fino, lo ringraziamo e presto tornerà con noi. Cosa ne pensa Mascio? Beh, allora il discorso di Allegri è un discorso, insomma, di quelli che ci trasciniamo, no, da un po'. No, ma qua siamo sulle parole di Szczęsny. Quello che dice ragione, cioè, no, beh, è chiaro che si sta notando da un po' di tempo a sta parte che ci sono giocatori della Juve che, sia perché alcuni stanchi, sia perché alcuni svogliati o forse confusi tatticamente, però vediamo che, insomma, non si stanno comportando come dovrebbero comportarsi giocatori professionisti strapagati che devono conquistare dei risultati, anche quello mi pare pacifico. Secondo me alcuni giocatori poi sono già con la testa agli europei, alcuni giocatori della Juve, quello mi dà ancora più fastidio sta cosa. Però alla base di tutto, secondo me, è che manca una figura forte, una guida che riesca un po'. Senti, a allora Mascio, binari. Ovviamente da casa mandateci le vostre domande, ricordiamo quello che è successo nel weekend per i pochi che non lo sapessero. Oggi si è giocato, la Roma ha pareggiato a Lecce 0-0, pareggi anche 1-1 fra le sfide salvezza a Cagliari, tra Cagliari, Hellas, Verona e al Mapei Stadium di Reggio Emilia fra Sassuolo e Udinese. Ha vinto, stravinto il Bologna, sempre più, l'abbiamo visto prima in classifica, quarto, va a carezzare il terzo posto della Juve, ha vinto 3-0 contro la Salernitana nonostante il cambio di tecnico che sia andato con l'Antuono. Sabato scorso Tudor, il nuovo allenatore della Lazio, ha vinto 1-0 contro la Juve, scavalcando in classifica il Napoli, perché il Napoli ha perso 3-0 in casa contro l'Atalanta. Il Milan è andato a vincere a Firenze 2-1, insomma ce n'è di cui parlare. Quindi, fra un po' faccio interagire anche Gerard, qui dice Pete, che ne pensi Mascio di Allegri, ti dà il bentornato? Beh, questa domanda, dato che poi girerò perché mi interessa anche a Simo, insomma, penso che ci sia molta confusione, no? Proprio nell'ultima partita la confusione tattica di Allegri penso che sia fosse evidente. Lampante, tutti, lampante, ecco. Lampante, credo che sia, perché tu sai che io ho sempre difeso Allegri, che fra l'altro, se ti ricordi, nel 2004-2005, quando tu venivi ospite mio in trasmissione a Rete Alfa di Ferrara e seguivamo la SPAL, era l'allenatore della SPAL. Adesso mi inviti a fare una battutaccia che non farò, però forse se cioè, la SPAL, cioè che deve forse, tornare forse, a allenare tornare la SPAL. Deve tornare a risollevare i destini della SPAL, ecco, a sto punto, per farla un po' grossa. Però, insomma, io mi ricordo che all'epoca giocavo col 4-4-2 con il figlio di Spiro Altobelli largo a sinistra a metà campo. Allora, ieri c'è stato un piccolo pasticcio, secondo me, a livello di interpretazione per quanto riguarda lo schema della Juve, perché qualcuno parlava di 4-3-3 con Cambiaso alto da terzino a punta, insomma, alla Cuadrado dei tempi migliori, diciamo.
Però sinceramente a un certo punto si è proprio sentito Allegri che dice: ragazzi, 4-5-1, 5-4-1, insomma, si è vista la differenza. Dopo chiedo anche a Gerrard, adesso lo chiedo a Mascio, la differenza del voler vincere o no la partita, perché Tudor fino alla fine ha portato uomini e fra l'altro ha segnato un difensore, Marusic, all'ultimo minuto in area juventina, contro un ragazzino che è Sekulov, con tutto il bene che si vuole, però se ti difendi non puoi mettere Sekulov di testa con Marusic. Mascio, cosa ne pensi? No, beh, chiaro, no. Allora io ci parlavamo anche te nei giorni, io e te nei giorni scorsi, ti dicevo proprio che la mia impressione è che questi cambiamenti di ruolo continui che subiscono alcuni giocatori, cambiaccio abbiamo visto in tutte le parti del campo ormai dall'inizio stagione. Allora può essere che un giocatore sia versatile e va bene ogni tanto anche cambiare un posto, ma anche può essere che gli crei una certa confusione, no, ai giocatori se li cambi continuamente. Primo. Secondo, sono emblematiche le immagini di ogni volta che la Juve perdeva palla, che ritiravano tutti indietro senza cercare di pressare per riprenderla. Ecco, secondo me sono cose inquietanti queste a livello sportivo. Allora, qui Teo mi dice come gioca l'Inter. L'Inter ha appena sfiorato il raddoppio ancora una volta con Di Marco. Adesso Zurkowski per l'Empoli ha provato a ribaltare un po' la pressione sul clan empolese. Ricordiamo 1-0, 64esimo. Gerard, cosa ne pensi di questa Juve in crisi netta? Ma io direi non è in crisi netta, sai, i tifosi tutti si aspettano sempre, questo è il mio parere, troppo, e ovviamente vorrebbero avere la propria squadra che tifano sempre avanti. La Juventus sì, non è che va così bene come dovrebbe andare, ma io penso e io credo che non parlerei di crisi. Quello che è, anche le altre squadre sono fortissime, non è come una volta dove erano solo tre o quattro squadre al massimo forti in un campionato, adesso sono tutti fortissimi. E poi è anche però, per la squadra, scusami, Gerard, è evidente la flessione nel girone di ritorno sia come atteggiamento in campo, perché io mi ricordo che qualche partita buona l'ha fatta la Juve nel girone d'andata, questo girone di ritorno facciamo fatica. Però Mascio, qui vogliamo ricordare a Teo cosa ha detto Szczęsny, quel che ha detto Szczęsny, perché prima abbiamo risposto a Fino delle parole di Szczęsny. Vuoi sintetizzare ricordando cosa ha detto il portiere della Juve? Szczęsny praticamente ha detto, ma mi pare che abbia parlato di prestazioni imbarazzanti non da giocatori della Juve, che è meglio darsi non la Lippica, però io direi a Lippica, ecco, a calcetto, io direi a Lippica a sto punto. Però secondo me è chiaro che ci voleva almeno uno che prendesse una posizione un po' forte. Szczęsny l'ha presa, anche perché, e qui penso che di essere d'accordo sia con Simo che con Gerard, le immagini di fine partita di Rabiot sono di quelle che fanno imbestialire i tifosi in una maniera incredibile. Se io fossi stato, io non sono tifoso juventino, però sono tifoso neutrale a vedere Lazio-Juve. Fra l'altro si ripete la partita a campi invertiti fra ieri e domani, perché c'era la semifinale di andata. A me avrebbe dato fastidio vedere un giocatore della mia squadra che perde e va e sorride, ride così. Gerard, cosa ne pensi di un giocatore che perde e ride? Sì, io ovviamente quando perdi io sarei triste e non rido, ma non so perché l'ha fatto, non lo so, voleva provocare, non lo so. Un po' di nervosismo, Mascio, ha riso dal nervoso o secondo te cosa? Ma che interpretazione dai tu? Ma non lo so, certamente che appena a fischio finale che è avvenuto da pochi minuti, secondi, insomma, vedere sta risata è chiaro. Forse anche nel dopo partita, non so, lo becchi nello spogliatoio, è già diverso. Però porca miseria, appena finita proprio la partita, vedere sta risata è irritante, dai, per il tifoso allora, è irritante. Ricordiamo che siamo in diretta 22-11, Inter-Empoli 1-0 al 67esimo. E Gino dice: Tudor ci credeva, Allegri no, questa è la differenza della partita di sabato, ecco, e l'abbiamo detto prima, così. E qua invece prima Mascio dicevi qualcuno, lo vedere qui Mascio ti dice Pit, Mascio, Rabiot e Szczęsny, due caratteri diversi, due modi di interpretare la partita, la sconfitta. Juve risucchiata dal Bologna, dice Vincencini. Ricordiamo la classifica, adesso ve la rimetto. Il Bologna ha soli due punti dal terzo posto della Juve.
E qua vedo anche un commento, proprio parliamo di altre squadre, non solo di Juve. Di Manuel dice: la Juve rischia secondo te di non andare addirittura in Champions League, Mascio, o stiamo esagerando adesso? Guardando un po' il calendario, le partite che aspettano la Juve, insomma, se dovessi fare un pronostico sulla base dell'impegno di quello che ho visto negli ultimi 2 mesi, direi che da qui a fine campionato la Juve massimo 9 punti potrebbe fare. Non so se saranno sufficienti, dipenderà dagli incroci, no? Però dal mio Beh, è anche pessimismo tra di punto di virgolette vista. fortunata che Roma e Atalanta hanno le coppe europee, l'Atalanta ha anche la Coppa Italia, e quindi insomma questa super mega rimonta. In teoria Speriamo che dovrebbe Roma. farcela. Dimmi. No, Sì. scusa, Simo. Ma in teoria dovrebbe farcela per inerzia, si dice, no, in questi casi, perché ormai col vantaggio, diciamo, messo da parte all'andata, in qualche modo riesce a trascinarlo fino alla fine per restare in Champions. Però certamente se non arriva a seconda, ormai direi di no. E se non vai in finale Coppa Italia, salta già la Supercoppa italiana, e già questo è un traguardo che se ne va. Ecco, ricordiamo, è vero, la Supercoppa. Qui dice Ale Simo, che mi dice Atalanta, che ho visto una gran partita contro il Napoli, 0-3. A Napoli mancava Kvaratskhelia, però all'Atalanta mancava De Ketelaere e mancava anche Koopmeiners, che è entrato nella ripresa. Ha fatto una bella partita, è stato bravo Karnessecchi, molto bravo Miranchuk, e molto bene Hien su Osimhen, e Scamacca l'ho visto veramente bene. L'ho scritto: Mascio Spalletti, come fa adesso a lasciare fuori uno Scamacca così? Infatti anche secondo me, cioè, gli si crea. È meglio avere questo tipo di problemi, secondo me, no? Piuttosto che non avere scelte. Però è chiaro che dovrà valutare seriamente la cosa, perché insomma lasciarlo a casa è una cosa che dopo casomai è un tarlo, no? Se lo lasci a casa, ecco. Allora, io a tal proposito volevo chiedere a Gara, che ovviamente è tifoso della nostra nazionale, come tutti noi, abbiamo seguito assieme una partita dell'Italia per la qualificazione contro gli europei, e gli europei contro l'Ucraina. Ma Gerard, Retegui va in nazionale, fa doppietta, ok? Torna in Italia col Genoa, non fa una gran prestazione. Scamacca non è andato in nazionale, gioca alla grande e fa un gran gol e batte il Napoli. Adesso io ho sentito solo la metà, poi era via la voce. Ok. Per cortesia, mi potresti No, ripetere? volevo dirti, Scusami. cosa ne pensi del fatto di Retegui, che in nazionale fa una doppietta, poi col Genoa non segna così tanto come in nazionale, e del fatto di Scamacca, che non è stato convocato, però puntualmente sta facendo bene adesso con l'Atalanta, e ha fatto un gran gol anche contro il Napoli. Sì, guardi, queste cose succedono, sai? E poi anche quando uno, per esempio, non viene convocato per la nazionale, e prima c'era sempre, o tante volte, e poi questo calciatore poi è caricato di fare una partita bellissima. E altre partite belle, perché mancano poche dal termine del campionato e vorrebbero fare gli europei, o vorrebbe fare gli europei. Questo è il fatto. Senti, E Mascio, questo, dimmi, Gerard, dimmi. sì, e spesse volte capita anche che i nazionali segnano poi i gol, e poi nella squadra non va così bene. Mascio, ma tu credi che Spalletti abbia un po' troppa riconoscenza contro gli uomini del Napoli? Perché un pochino posso capire Di Lorenzo, però Raspadori quest'anno veramente sta facendo poco e niente. E lo chiama sempre in nazionale, e fra Sembrano. l'altro è uno dei più utilizzati, cioè dopo Barella e Donnarumma, con Di Marco è quello più utilizzato in nazionale. Beh, in questo caso può essere che il sospetto che ci sia una leggera simpatia, no, conquistata a Napoli per il giocatore, o che ci crede perché lo conosce benissimo, probabilmente lui sa, si aspetta molto di più e si aspetta che da un momento all'altro arrivi a fare quello che lui spera. Però è chiaro che essendoci lì che scalpitano altri giocatori che li vediamo, insomma, sono in forma, cioè bisognerà anche lì fare una certa delle valutazioni, insomma, ferme quando è ora, perché se continua così, Allora, Raspadori e Napoli, cioè, a questo punto. sulla partita di sabato dicono il Napoli è penoso, e fanno i complimenti a Karnessecchi, che veramente ha fatto una bellissima parata su una conclusione di Osimhen, che ha deviato sul palo alla grande. Quindi complimenti a Karnessecchi, che in teoria si gioca al terzo posto con Meret, proprio del Napoli, per andare agli europei, terzo portiere, perché il secondo, abbiamo visto nella tournée, è Vicario, secondo di Donnarumma, il capitano nostro.
Qua infatti France dice come si fa a lasciare fuori Scamacca, mentre Pitt cambia argomento e dice che il Toro è pronto per l'Europa. Il Torino ha battuto il Monza, non l'abbiamo detto prima, il Torino ha battuto il Monza 1-0, rigore di Sanabria. Sai che Galliani se l'è presa un po' con l'arbitro velatamente, no Mascio, su questo Toro Monza, però a questo punto se guardi la classifica, adesso te la rimetto, il Toro è lì col Napoli, cioè può giocare il Toro per andare in Coppa. Sì. No, infatti diciamo che si gioca a ribasso, no? Con questo Napoli inaspettato in questa posizione di classifica, è chiaro che apre la possibilità, insomma, anche al Torino, anche perché la Fiorentina deconcentrata, tra virgolette, come potrebbe essere da Coppa Italia e da Conference League, cioè, e anche diciamo Torino, purtroppo dal lutto che ha avuto, che non è semplice il direttore generale. Certamente, infatti, quello potrebbe influire, sì. Certamente Torino, insomma, mi viene da ridere perché Francia 80 cioè dice come fa il Napoli a far così schifo rispetto all'anno scorso? Rispetto all'anno scorso sì. Gerard, che dati sei fatto? Come mai secondo te il Napoli l'anno scorso ha stravinto e quest'anno no? Hai letto il mio articolo La non resurrezione, Mascio, no? Hai visto? Sì, quindi, sì, Gerard, sì, nel giorno di Pasqua, sì. Sì, anch'io ho visto, ma sai, Simo, io questo vedo così, qualche volta capita, per esempio l'allenatore Spalletti è andato via, non ha più prolungato il contratto. In modo così drastico, Gerard, hanno fatto metà dei punti dell'anno scorso. Sì, veramente, e poi non sono all'inizio partiti bene, e poi questo ha continuato e hanno continuato a perdere, a pareggiare, e poi non si hanno più, sono più riusciti di tirarsi fuori, poi cambiare sempre allenatore. Anche questo a me mi dispiace per il Napoli, perché i napoletani tifosi questi sono così caldi, e spero che si riprendono e va presto, spero che continuino ad andare a gonfie vele. Allora, ultimo quarto d'ora per quanto riguarda Inter-Empoli, la seguiremo fino alla fine, abbiamo altri 20 minuti circa di trasmissione. Mascio, prima di parlare di Milan, perché vedo che arrivano domande anche sul Milan, vuoi dire qualcosa sul Napoli, cioè su questa catastrofe che sta facendo quest'anno? Allora, su Napoli io il ragionamento che faccio tra me e me spesso è che, per carità, ha passato il girone di Champions, quindi non è mai automatico, no, superare il girone di Champions, e quella è una cosa effettivamente che bisogna dare merito. Però evidentemente l'impatto... Non aveva neppure un girone così impossibile. Sì, certamente, infatti. Però l'impatto di aver perso Spalletti, secondo me, quello che è stata la cosa, evidentemente ha lasciato un qualcosa di catastrofico, devastante a livello... Così, io credo che sia il contrario, nel senso che l'anno scorso, a febbraio-marzo, Spalletti si è accorto che non poteva più proseguire così col Napoli, il Napoli ha avuto anche una flessione di ritorno, e Spalletti si è accorto e ha detto o qua mettiamo mano, oppure meglio che mi prenda un periodo sabbatico, che non alleni più il club, queste robe qua che lasci così. Quindi, insomma, Spalletti secondo me ci ha visto lungo, no? Probabilmente sì, è vero quello che dici te. Lui ha visto avanti e su quello non ho dubbi. Ecco, l'unica considerazione in più che voglio fare è che secondo me, però, se Spalletti fosse rimasto a Napoli, Napoli qualche punto in più secondo me lo avrebbe, ecco, quello sì. Sicuro. Però ho visto, anche perché ha cambiato tre allenatori, quindi devi dare modo anche agli allenatori di prendere in mano la squadra. Allora, qua Teo mi dice, Simo, dimmi qualcosa di Osimhen. Io ho visto Osimhen, non l'ho mai visto così nervoso, però. Sbagliava un gol e se la prendeva con se stesso, con i compagni, non lo so. L'ho visto veramente nervoso e scollato. E una battuta di Gasperini a fine partita, nella conferenza stampa, il Napoli, anche moralmente, si vede che è giù. Vuol dire che i ragazzi fanno fatica, e secondo me adesso sarà una bella lotta con la Lazio, che si è ritrovata con Tudor e con il Torino, la Fiorentina, insomma le altre che vogliono andare in Europa League. Allora, per Gerard c'era qui una domanda che adesso me la son persa, che mi dice se sei contento di Leao, sei felice di Leao, il Milan 2-1, ha fatto una bella partita Leao. Sì, sono contentissimo. Perché nessuno si aspettava che il Milan facesse così bene nel campionato, perché
ha cominciato bene, poi non è andato tanto bene e no, sono contento, soddisfatto, contento per Leao, contento per la squadra e per i tifosi e anche per Sinner, perché Sinner è tifoso del Milan. Sì. Allora, l'unico difetto che ha Sinner che è tifoso del Milan. La battuta, eh. Allora, Mascio, sì, sai che Lautaro Martinez non segna più, non segna neanche stasera. Perché è stato sostituito anche da Alexis Sanchez poco fa, quindi finisce la partita di Lautaro e si è fermato, quindi credo che il record resti quello di Higuaín, no? Sì, beh, penso, sai, una considerazione, adesso saltando a parlare dell'Inter, credo che l'Inter abbia spinto parecchio, cioè da inizio stagione ha spinto veramente parecchio, è logico, è naturale aspettarsi da parte dei suoi pezzi migliori, fra l'altro, aspettarsi un calo di tensione o un rifiatare, come si dice, secondo me è una cosa più che normale. Ha avuto già un momento simile tra dicembre e gennaio, poi c'è stata la Champions, la delusione della Champions, adesso il vantaggio è talmente grande che rifiaterà ancora un po' l'Inter, sicuramente. Allora, qui ci chiedono pronti per la Coppa Italia, fra un po' parliamo di Coppa Italia, quindi se avete altre domande per quanto riguarda il campionato, noi ci siamo. Ricordiamo ancora che ovviamente stiamo seguendo anche Inter-Empoli 1-0 al 79esimo, gol di Di Marco dopo pochi minuti di gioco, però oggi ci sono state anche Bologna, mi senti Mascio? Sì? Come quella del Bologna, sì, sì, che dicono qui vola verso il podio, insomma 3-0 e qua dicono Thiago Motta è il migliore della stagione, 3-0 senza repliche. Mascio, ti faccio la domanda, dimmi, raccontami un po' di questo Bologna, come la vedi te, poi anche Gerardo volevo sapere su Bologna, io esco un attimo, curo un attimo la regia, poi torno. Beh, allora la mia considerazione sul Bologna è che, cioè, se fossi un tifoso bolognese penso che sarei al settimo cielo, e una stagione come questa me la ricorderò in eterno sicuramente, perché vedere una squadra che gioca bene, carattere, fisico, fa punti con tutti, perciò ha eliminato l'Inter in Coppa Italia, insomma, cioè, si sono presi anche delle soddisfazioni, ed è una squadra che io direi che al 90%, al 95% la vedo in Europa il prossimo anno, però se uno mi chiede se la vedi in Champions o in Europa League, io direi che ha più probabilità, secondo me, l'Atalanta di andare in Champions. E non lo dico perché Simone faccia appunto gesti scaramantici, ma secondo me, insomma, il Bologna sta facendo un tour. Guarda, c'ha 57 punti il Bologna. Va bene che l'Atalanta ce n'è una partita in meno, però sta andando alla grande. Io sono convinto che il Bologna vada in Champions. Gerard, Bologna va in Champions per me, per te? Io spero tanto, perché si meritasse questo, perché per tanto tempo che loro non sono stati più in Europa, e io spero che ce le fa per Champions. Sarei contento anche per Fabrizio Frizzi, che ci sente più di sicuro, lui era tifoso anche del Bologna, Gianni Morandi, e spero che ce la fa, ce l'auguriamo. Allora, al massimo rispetto delle altre squadre. Sì. Allora, vedo qui che parlando di quello che è successo oggi, va bene anche un punticino per chi deve salvarsi, perché ricordiamo, Mascio, oggi i pareggi 1-1 tra Cagliari e Verona, Sassuolo, Udinese, questa è la classifica. Lecce 29 che ha strappato un punto importantissimo contro la Roma in casa. Poi Udinese 28, Verona, Cagliari 27, l'Empoli sta perdendo, quindi 2-0. Ha segnato l'Inter, ragazzi, ha segnato l'Inter. Adesso vi dirò anche il marcatore perché mi sono voltato e ho visto l'esultanza. Allora, quindi l'Empoli lo diamo assodato a 25 punti perché sta perdendo 2-0, mancano 8 minuti alla fine contro l'Inter. Allora, fra un po' vi diciamo Sanchez è entrato da poco, ha segnato Sanchez qualche istante fa su assist di Dumfries, quindi Inter 2 Lazio 0 e questa è la classifica. Vede l'Empoli terz'ultimo, ha guardato al Frosinone che ha pareggiato contro il Genoa, non avevamo ancora detto il Frosinone, qui è Sassuolo a 24, quindi c'è veramente una bolgia infernale tra Lecce e Sassuolo, bolgia infernale per salvarsi. Cosa ne pensi, Mascio? Sì, sì, diciamo che è molto interessante, anche se al cardiopalma, come si dice, per i tifosi delle squadre, la lotta salvezza è molto interessante.
c'è la sorpresa Sassuolo, no? Perché c'è poco da fare, sorpresa negativa. Cioè, anche Sassuolo l'Udinese, vedere anche l'Udinese. l'Udinese, anche l'Udinese non ci ha abituato a essere lì. Idem l'Udinese sono le due sorprese più grosse in negativo, vederle lì. Dopodiché che il Cagliari me l'aspettavo, e per l'Empoli metti te l'aspetti, che devono lottare fino all'ultimo. Frosinone, per come ha giocato buona parte del girone andata, non te l'aspettavi neanche il Frosinone lì. Però evidentemente cioè, devono fino all'ultima giornata dare il massimo se vogliono sperare qualcosa, insomma. Però è leggi chiaro che è una lotta. Leggi il messaggio, leggi il messaggio. Ma infatti, quello di cambiare sempre allenatore non è che sia, poi soprattutto cambiarne 2 o 3 stagioni, non è che sia per forza una, no, fra una l'altro in Campania, in Campania hanno fatto questa generata sia il Napoli che la Salernitana, sono andati veramente male con questi cambi di tecnici. A braccetto. Allora, gara all'Inter vince 2-0, ormai ci avviamo alla conclusione. Prima di chiudere sia con l'Inter che con la nostra trasmissione e prima di parlare di Coppa Italia, sai che c'è una rubrica, Mascio, che facciamo all'interno, perché noi siamo tutti sport, la TV però c'è anche un momento di cultura, ok? Quindi sei pronto per il librissimo. Gerard, sei pronto per librissimo. Il librissimo? Va Eccolo bene. Qua. Vai. Mascio, che libro è questo? Vabbè, questo ha fatto un successo strepitoso a Susanna Tamaro. È un classico, Susanna Tamaro, va dove ti porta il cuore, è un classico. L'hai letto, Gerard? No, non l'ho letto. Allora, te lo presterò. Comunque è uno dei saggi migliori della letteratura italiana contemporanea. Insomma, Susanna Tamaro, va dove ti porta il cuore. Seguite sempre il vostro cuore, andate con naturalezza e serenità e le cose verranno sicuramente meglio. Quindi, un buon insegnamento questo libro, utile per i sentimenti e per l'interiorità. Concordi con me, Mascio? L'hai letto tu? No, stavo dicendo che anch'io quando l'ha letto Gerard, anch'io non l'ho letto, però voglio dire, è chiaro che è un libro che sicuramente se ne è sentito parlare, un po' si sa insomma di cosa tratta e poi per il successo che ha fatto è chiaro che sicuramente merita insomma. Allora, tornando al calcio, qui dicono punti utili quelli di oggi, 15, sì, pareggi utili. Che è chiaro che se oggi il Cagliari o il Sassuolo giocando in casa con una vittoria sarebbero avvantaggiati non poco contro diretti rivali, però è anche altrettanto chiaro che una sconfitta avrebbe tagliato un po' le gambe in vista della salvezza. Che formazione ha fatto oggi De Rossi? Piccola critica a De Rossi, che comunque ha lasciato fuori Dybala, l'ha messo solo a 5 minuti dalla fine, non è riuscito a sbloccare il risultato, Dybala non era al massimo. Ecco, Mascio, poi anche Guerra, tu saresti stato per rischiare un giocatore come Dybala in una partita così importante alla caccia del quarto posto, dal primo minuto a Lecce, o ha fatto bene De Rossi a preservarlo, ricordando che la Roma poi avrà anche l'appuntamento di Europa League, non questa settimana, ma la prossima? No, beh, è chiaro che la Roma, De Rossi, secondo me, i conti li ha fatti, insomma, li ha fatti i conti giusti, no? Perché Dybala sappiamo quanto vale, ed è chiaro che va dosato, soprattutto in prospettiva di affrontare il Milan, mi pare 3 volte, addirittura 2 volte in Coppa e 1 volta in campionato, quindi cioè, ci sono punti da mettere in cascina, turni eventuali da superare, Dybala va preservato e dosato. Gerard, tu l'avresti rischiato Dybala o ha fatto bene De Rossi? De Rossi ha fatto bene, perché Dybala non è una macchina. Sì, ha fatto bene per me. Meglio campionato? Beh, insomma, sì, il campionato è sempre bene. Poi a Pasquetta, di solito a Pasqua non giocano, quindi il campionato si divide tra il sabato e il lunedì dell'Angelo. Qui Manuel torna sul discorso di Cambiaso. Cambiaso dove ti piace, Mascio? Esterno, laterale, di difesa? Cambiaso lo metto terzino, cioè io se fossi allenatore lo metterei terzino. Dopo. Cioè, allora, Mascio... Al volissimo, oggi ci siamo sentiti mentre giocava la Serie B, il Como, che volesse giocare la promozione, poi ti ho mandato un messaggio scritto suicidio lagunare, perché il Venezia vinceva 2-0 sulla Reggiana e ha perso 3-2 in casa, quindi il Como è passato al secondo posto, però dopo è arrivata la Cremonese, occhio. Sì, ma infatti Parma ha campionato a parte, quindi grande Parma, però è chiaro che il secondo posto è interessantissimo. Ecco. Però guarda che la Cremonese ha perso con Ferrara Pissarola, quindi oggi risultati straordinari, cioè sì. Tutti pro Como. Caracchieri del Venezia e di Cremonese aggiungiamo pure, perciò
Sì, chiaramente Como a sto punto, fino a poche giornate fa io parlavo tranquillamente della Cremonese, ma adesso mi sa Vabbè, che seguiremo un attimo vedremo. anche la Serie B. Allora, prima di chiudere, tanto ricordiamo che siamo agli ultimi 2 minuti dei tempi regolamentari, l'Inter vince 2-0 sull'Empoli. Semifinale di Coppa Italia, domani Juve-Lazio, mercoledì Fiorentina-Atalanta. Allora, chiedo a Gerard, domani Juve-Lazio, che partita sarà secondo te, Gerard? Eh beh, la Luz e la Juventus sarà caricatissima perché vorrebbe vincere ad ogni costo la Coppa Italia e poi vorrebbe di nuovo vorrebbe battere la Lazio perché qualche giorno fa ha perso. Però io dico sempre, Coppa Italia è tutta un'altra cosa come il campionato, lì può succedere tutto. Ma pensi che la Juve faccia tutt'altra partita oppure credi che l'andazzo non abbia fine? Allora ho sentito uno che faceva una battuta, no? Che qua c'è un uomo che sta rotolando per le scale e spera sempre di Di finire di aggrapparsi. rotolare perché arriva al pianerottolo e invece non ci arriva mai questo pianerottolo, no? Quindi la Juve sta continuando a rotolare e non si trova il pianerottolo e ho paura che sarà una partita molto molto tesa anche questa per la Juve. Dopo potrebbe anche vincere un 1-0 risicato, però sarà molto tesa, ecco. Sai cosa direbbe Sacchi? Una partita che, fra l'altro, Sacchi è il suo compleanno, facciamo gli auguri oggi. Dica. Ostica, ma anche agnostica. Manca agnostica, è sicuro, infatti, confermo. Allora, Mascio, poi mercoledì c'è Fiorentina-Atalanta. Fiorentina ha perso col Milan, l'Atalanta ha vinto col Napoli, però insomma sarà una partita diversa. Anche questa è ostica, anche questa per l'Atalanta si gioca a Firenze. Che sfida pensi sia Fiorentina-Atalanta? Penso che sia una sfida, insomma, dove non prevarrà nettamente, no, una delle due, però secondo me l'Atalanta è leggermente favorita. Ecco. Anche a questo punto, citiamo un punto, giustamente hai fatto un articolo dove in qualche modo parlavi di Gasperini, no, perché se lo meritava, insomma, se lo merita quello che sta facendo. E secondo me il valore aggiunto dell'Atalanta è proprio il mister, c'è poco da Sì, fare. e sarebbe anche ora Di portare a di casa il trofeo. però vabbè, ha fatto delle cose che equivalgono a qualsiasi trofeo, però insomma sarebbe bello e piacevole. Sì, perché Allora, dobbiamo considerare il budget anche dell'Atalanta rispetto alle altre squadre. Atalanta col suo budget sta facendo 100 volte quello che fa la Juve, per dire, ecco. 10 volte, dai, non 100. siamo al recupero di Inter-Empoli. Prima di chiudere, andiamo finché finisce la partita, poi salutiamo tutti. Allora, vi ricordo che ogni mattina sui social di calciocaffè.it, tutti gli sport della TV, c'è Radio Pirlo Sprint. Ogni tanto interviene Gerard, Mascio, c'è il giovedì e il sabato dove parliamo di calciatori anni 80-90-2000 e di televisione anni 80-90-2000. Tutti i giorni c'è la rubrica su Radio Pirlo Sprint. Su calciocaffè.it, il sito che c'è dal 6 giugno 2004, quindi Mascio, fra un po' compiamo 20 anni, Sì. se il sito che c'è potete trovare Magari. il magazine e anche la trasmissione di questa sera di ogni lunedì. E sulle nostre pagine social, quella di Instagram, potete giocare con quiz e sondaggi sulle storie, vi ringrazio che lo fate in tanti. Fra l'altro, poi ricordiamo di iscrivervi qui al canale di tutti gli sport della TV. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale di tutti gli sport della TV con Sportivissimo che è in onda tutti i lunedì dalle 20:40 alle 22:40 circa. L'Inter e l'Empoli sono in minuti di recupero, sono al 92esimo, altri 2 minuti e poi fischiamo la fine e così andiamo a nanna anche noi. Per questa Pasquetta. Io ringrazio Gerard che è stato qui con me 2 ore a farmi compagnia oggi, è stato Vice Giovanni oggi Gerard. Grazie, Grande Gerard, grandissimo. si è fatto Grazie di cuore niente, Gerard, grazie. grazie Gerard, grazie. Per me è Allora, stato un piacere, grande. grazie anche ovviamente a Mascio che segue ogni lunedì per chiudere con noi la puntata, la seconda parte è Grazie a tutta te, Simo, dedicata al grazie a voi. calcio con te. Poi volevo ringraziare ovviamente Massimo Ghirotto che ci ha fatto compagnia all'inizio parlando del Fiandre, della Roubaix. Insomma, domenica c'è questa Roubaix e lunedì prossimo ne parleremo con il Duca di Benidorm, Giancarlo Perini, che si alterna al microfono degli altri grandi ciclisti. E venerdì c'è la rubrica su Radio Pirelli Sprint dedicata al ciclismo. Poi ringraziamo ovviamente Giancarlo Masini per lo sport paralimpico. Insomma, abbiamo un grande rappresentante.
E ovviamente anche ringraziamo la nostra regina, che è Maria Cristina Heller, per la pagina consueta sulla televisione. Ringraziamo il coach Rubini per il consueto punto sul basket, quei 3-4 minuti che avete ascoltato sul basket italiano, sul campionato e sull'Eurolega. E ringraziamo anche Mauro Gentile, che era dei motori, con quale abbiamo parlato di Formula 1 e anche di Pecco Bagnaia un po', e di Moto Mondiale. Tornerà ovviamente lunedì, come al massimo della nostra formazione, delle nostre amici. Allora, ringraziamo anche Francesca e tutti gli altri che ci hanno seguito e dicono ciao ragazzi, buona serata, al prossimo lunedì. Ringraziamo tutti quelli che ci stanno seguendo, che ci hanno seguito, che ci hanno visto in diretta e che ci seguono in replica. Gerard, chi ci segue in replica, cosa vuoi dirgli di venirci a vedere in diretta? Grazie, e questo è giusto. È giusto. Allora, anche Gino e gli altri ci mandano i saluti, qua ci mandano buona serata, i saluti, ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. Allora, Inter batte Empoli 2-0, aspettiamo il fischio finale. Questa è la nuova classifica di Serie A. Mascio, l'Inter ormai ha vinto lo scudetto, vedremo solo, faremo il countdown se lo vincerà nel derby col Milan o quando lo vincerà. La Salernitana è già in Serie B, tutto il resto, tranne il Genoa, allora in mezzo il Genoa e i due vertici, Inter e Salernitana, sono le uniche che non si giocano nulla. Sono andati. Certo, sì. Milan deve solo stare attento a salvaguardare il secondo posto, che ricordiamo è utile per fare la Supercoppa italiana. Qui aspettiamo il termine di Inter Empoli, diamo già l'appuntamento lunedì prossimo con Sportivissimo, sempre in diretta dalle 20:40 alle 22:40 circa, e lunedì ovviamente parleremo di tutti gli sport della TV come questo lunedì, e c'è la Parigi-Roubaix, inizieremo credo con la Parigi-Roubaix, poi staremo a vedere in settimana cosa succede sullo sport e sulla televisione. Gerard, regalaci l'ultima cosa prima di chiudere, cosa vuoi dire? Grazie che ho potuto essere presente e un grazie a tutti che sono fedeli e ci ascoltano sempre. Grazie, buonanotte. Hai fatto bene. Allora ringraziamo tutti quelli che ci hanno visto, soprattutto quelli che sono fedeli e che ci seguono sempre. Allora, l'Inter ha battuto l'Empoli 2-1, è il risultato finale. E con questa notizia noi chiudiamo la trasmissione di questa sera. Un saluto anche a Giovanni che tornerà presto con noi. Ciao Mascio, ciao Gerard, grazie a tutti, grazie a chi ci ha seguito, grazie che è intervenuto. A lunedì prossimo. Grazie, ciao. Ciao. Ciao, ciao.